Allora, iniziamo subito, proprio in ordine di arrivo. Il primo è stato un ordine del giorno della consigliera Cerconi, oggetto Parco Giochi Piazza Re di Roma. Ci sono delle copie lì per chi volesse vederli? No, no, altrimenti vengono presentati o letti. Mi ha abbandonato la seduta di bilancio. È solo andato in banca. Ah, va bene, va bene. Mi ero preoccupata, dico come. No. Ricordo per gli ordini del giorno c'è una presentazione di 3 minuti e poi c'è una dichiarazione di voto di 3 minuti per ogni gruppo. Chiaramente se c'è voto difforme all'interno di un gruppo ci possono essere diversi interventi. Allora io lascio subito la parola alla consigliera Cerconi. Grazie Presidente, grazie consiglieri per l'ascolto. Io non sono intervenuta durante la seduta di bilancio. Penso che i colleghi abbiano detto molte cose corrette, molti spunti sono stati dati e le dico anche la verità, dopo 5 anni in consiglio municipale sono stanca di sentire chiacchiere e lo sono anche le persone che sono fuori da qui, quindi preferisco andare al sodo e poi come sempre saranno i cittadini a valutare quello che è stato fatto o quello che non è stato fatto. Mi permetto di dire una cosa ad apertura del primo ordine del giorno. Avevamo un limite di 8 ordini del giorno, è evidente che 8 ordini del giorno, io l'avevo fatto presente anche nella capigruppo, Presidente, non erano sufficienti ad esprimere quelle che sono le esigenze di un territorio che è un territorio vastissimo e composto da tante situazioni differenti. Sono delle situazioni, gli ordini del giorno sono diciamo delle battaglie che personalmente ho portato avanti nel tempo e che mi auguro ritornino sui tavoli preposti e sui tavoli delle commissioni. Questo a voler significare cosa? Che purtroppo quando sento dire non ci sono state proposte, forse bisognerebbe andare a controllare tutti gli atti che sono stati depositati e tutto quello che è stato fatto dai consiglieri di opposizione, anche perché in tantissime commissioni i consiglieri di opposizione sono presenti, fanno interventi, propongono, discutono e spesso ci sono state anche discussioni accese per punti di vista diversi. Partendo dal primo ordine del giorno è il parco giochi di Piazza Re di Roma. L'ordine del giorno è molto semplice. Allora, io l'ho portato come argomento per esprimere cosa? Per esprimere il fatto che il nostro municipio rischia di non essere più un municipio a misura di bambino. Noi abbiamo tantissimi parchi giochi inutilizzati e inutilizzabili. Per lo più si tratta di giochi rotti, non a norma, che sono diventati non a norma, spesso i tappetini che sono alla base dei giochi non sono più così elastici da poter attutire le cadute e sono dei parchi giochi situati in alcune aree dove regna un degrado tale che non ci si possono portare neanche neanche i cani. Questo lo dico proprio su Piazza Re di Roma. Questo lo dico proprio su Piazza Re di Roma, ma mi scuso con i consiglieri, ma io sono stata qua 4 ore in silenzio, ho ascoltato tutti, quindi se c'è un po' d'attenzione su questi ordini del giorno che per me sono prioritari, non per la Lega, per Flavia Cerconi, ma sono prioritari per la cittadinanza. Ora, la situazione di Piazza Re di Roma è stata oggetto di tantissime interrogazioni, di tantissime proposte, di tantissime osservazioni, ma non è stata mai risolta, almeno da quando io siedo in questo consiglio. Il tempo è scaduto. Sì, in consiglio municipale. Molto semplice, che vogliamo fare con Piazza Re di Roma? Riusciamo a stanziare i fondi necessari a una derattizzazione definitiva? Ci sono le buche dei topi, tane dei topi grandi così, topi che codinsolano più dei cani, un parco giochi completamente assente, punto centrale del quadrante, Piazza Re di Roma. Io chiedo lo stanziamento, come Lega chiedo lo stanziamento dei fondi necessari per il parco giochi e per la derattizzazione
diciamo, la chiamo straordinaria, ma non è straordinaria, non l'ho inserito, Presidente, sennò si comprendevano di fondi straordinari, una didattizzazione straordinaria ad hoc per risolvere il problema. Grazie. Dichiarazioni di voto, 3 minuti a gruppo. Ci sono dichiarazioni? Sì, certo. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Dunque, per quanto riguarda la richiesta di impegno alla nostra giunta, sia per quanto riguarda la realizzazione dei parco giochi che la derattizzazione di Piazza Re di Roma, purtroppo la piazza non è in carico al municipio. Pertanto io posso dire semplicemente che per la realizzazione di aree giochi che attengono ovviamente investimenti, quindi per la parte di titolo secondo, le nostre osservazioni al progetto di bilancio di previsione 2019-2021 comprendono anche la richiesta di fondi aggiuntivi per 1 milione di euro alla voce riqualificazione aree verdi e installazioni aree ludiche. Tali fondi prevedono ovviamente la realizzazione di aree gioco in aree di competenza del municipio. Piazza Re di Roma non è tra queste e quindi essendo competenza anche per la parte della derattizzazione io mi permetto di suggerire, dato appunto la competenza dipartimentale, alla collega di rappresentare questa richiesta ai colleghi in Assemblea Capitolina. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Noi il voto ovviamente è contrario. Sì. Sì. Grazie Presidente. Noi ovviamente come Partito Democratico siamo favorevoli, anche perché abbiamo presentato un ordine del giorno analogo su Piazza Re di Roma, anche rispetto alla derattizzazione, quindi siamo ovviamente favorevoli. Sì. Grazie. Presidente, mi stupisce il fatto che il nostro municipio voglia scaricare sul Dipartimento una competenza che comunque in un bilancio generale può essere accolta. Cioè non c'entra proprio nulla questa roba. Noi siamo d'accordo, non per altro, perché la situazione è veramente grave. Ieri sera io sono stato nella piazza, ci passo tutti i giorni, è una situazione di degrado generalizzato. Cioè dire il municipio, che andare a dirlo ai consiglieri di comunale, ma lo direte voi, cioè accolta diventa di tutti, ma tutti questi discorsi che abbiamo fatto a che servono poi quando una maggioranza municipale dice no, rivolgetevi voi direttamente ai consiglieri del Campidoglio, ma dove stiamo? Scusate, perdonatemi, non mi sveglio più perché altrimenti poi diventa imbarazzante. Noi voteremo questo ordine del giorno a prescindere e dovreste farlo anche voi, grazie. Sì, consigliere Toti. Sì, senz'altro il voto favorevole da parte mia su questo ordine del giorno. Realmente i giardini, i parchi del municipio stanno in uno stato pietosissimo, denunciato giorno per giorno, ecco, ripetono i consiglieri di 5 Stelle su tutti quanti praticamente i social da tutte le parti, voglio dire, noi li vediamo e perciò voglio dire è proprio una cosa che veramente gravissima. Lo stato dei giardini e dei parchi del municipio. Perciò senz'altro rispetto a questo il Presidente del municipio, come per altre cose va in Consiglio Comunale, come per altre cose parla con la Giunta, deve imporsi per il rispetto appunto dei nostri cittadini. Perciò il voto è favorevole. Anche Fratelli sì. d'Italia si esprime a favore dell'ordine del giorno, grazie. Votazione. Favorevoli. Contrari.
Vorrei ricordare a tutti che in Capigruppo si era deciso di portare ordini del giorno su stanziamento di fondi per competenze municipali. No, 13 contrari, 8 favorevoli, quindi il primo viene rigettato. Bene, mi sembra che l'andazzo sia quello corretto. Comunque, visto che le bugie non si dicono, ho evitato anche di rispondere a quanto è stato detto, perché siamo al limite proprio della conoscenza del diritto amministrativo municipale. Comunque. Secondo ordine del giorno, scusa, posso chiedere il richiamo cortesemente? Grazie, perché io sono stata in silenzio, ho ascoltato e quindi, come succede spesso, chiedo il richiamo, grazie. Secondo punto all'ordine del giorno, realizzazione attraversamenti pedonali. Signori, ne abbiamo parlato non so quante volte, ma come può essere che non riusciamo a fare 4 strisce? Come può essere? Come può essere? E ci parliamo delle situazioni, va tutto bene, stiamo migliorando. Vicino alle scuole, ai centri di aggregazione, alle palestre, ai centri sportivi, non abbiamo le strisce pedonali. A Roma nel 2000, nel 2018 1.348 pedoni sono stati feriti dall'inizio dell'anno, 43% sono stati investiti sulle strisce o sugli attraversamenti pedonali, che ad oggi sono inesistenti. Allora, se intendiamo fare qualcosa per la sicurezza stradale, per la sicurezza dei cosiddetti utenti deboli, non sono sufficienti solo piste ciclabili. Quelle forse fanno più scalpore, è più bello, ci presentiamo in sala rossa, diciamo a tutti che ne vogliamo fare tante, poi facciamo gli investimenti, 1.200.000 euro di investimento, chiesto come? Con un mutuo, è ovvio assessore, chiediamo tramite mutuo, quindi quando ci raccontiamo o abbiamo detto negli scorsi anni avete speso soldi per voi, per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i pronipoti, stiamo facendo la stessa identica cosa, per piste ciclabili, che può anche essere un'idea buona se poi c'è un sistema di mobilità alternativa fatto di mezzi pubblici, di corsie preferenziali, il problema qui sono le priorità. Allora io voglio vedere chi ha il coraggio oggi di negare lo stanziamento di fondi per attraversamenti pedonali segnalati da markers luminosi nei pressi dei punti di aggregazione. Più semplice di così, io credo che non possa essere una richiesta. Grazie. Dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto, andiamo in votazione. Ah, Rinaldi. Allora, intanto volevo dire che per quanto riguarda la programmazione 2019 sono già inseriti i lavori per i programmazione aggiunta municipale sono stati fatti per Anagnina, via Niobe, via della Seta, attraversamenti rialzati nei punti sensibili, ovviamente sono le scuole, no? E sono in itinere anche interventi su via del Fontanile Anagnino e via Muro Linari. Come avrete notato in commissione, ci siamo occupati anche della tipologia degli interventi, quindi non abbiamo deciso soltanto di rifare le strisce, ma farle anche con interventi con tecnologie avanzate, per cui bicomponente a freddo e varie valutazioni su anche l'illuminazione. Non so se avete notato, ci sono diversi occhi di gatto sulle vie che stanno verso Porta Metronia e per quanto riguarda Anagnina, dove c'è un attraversamento pericoloso, è stato installato il primo attraversamento pedonale luminoso in prossimità appunto della stazione della metro, con i sensori di rilevamento dei pedoni, per cui è una cosa innovativa che soltanto questo municipio è riuscito a mettere in piedi con l'autorizzazione ministeriale, per cui su questo tema ci sentiamo di bocciare nettamente questo ordine del giorno, in quanto non solo abbiamo anche richiesto 350.000 euro per la segnaletica verticale e orizzontale per questo bilancio, per cui ci sentiamo di bocciare nettamente questa richiesta. La ringrazio. Altre dichiarazioni di voto?
Guardi, io rimango allucinata. E appunto, mi sono preoccupata proprio per questo. Gli interventi che ha citato il consigliere prima di me sono tutti interventi nell'ex decimo municipio. Qualcosa non torna. Cosa facciamo? Stanziamo fondi, utilizziamo i fondi solo su una parte del municipio? L'altra ci piace di meno, è meno utile o raccogliamo meno voti? Cos'è questa storia? Problematico che cinque interventi tutti in una stessa area o tutti nell'ex decimo municipio. E poi soprattutto, proprio perché abbiamo chiesto degli stanziamenti maggiori, non vedo perché, proprio perché abbiamo chiesto degli stanziamenti maggiori, non vedo perché non proporre e non accettare questa cosa che va nella stessa direzione, è una presa di posizione politica, ne riparleremo soprattutto, sono sicura, nei prossimi mesi, perché come al solito vedremo che i 350.000 euro richiesti non ci saranno, continueremo a non avere strisce attraversamenti pedonali e continueremo a avere morti sulle nostre strade. Questo è il problema. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono, allora votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Contrari e 8 favorevoli, viene respinto. Il terzo è sul mercato Colli Albani. Allora, situazione Colli Albani. Da quando abbiamo iniziato sono 2 anni e mezzo che portiamo in commissione il problema, è stato oggetto lo stesso ordine del giorno di tantissime interrogazioni, ad oggi ancora non abbiamo una soluzione, o meglio, si è scelto di stanziare i fondi, quindi degli investimenti sul mercato di piscine di Torre Spaccata, e di non farlo su mercato di Colli Albani, che è una decisione politica, ovviamente, insomma, non comprendendo, o almeno ad oggi non capiamo come mai nei 2 anni e mezzo si è raccontato che a breve si sarebbe portata avanti la riqualificazione del mercato e dell'intera piazza. Ad oggi in bilancio troviamo gli interventi e quindi investimenti su un altro mercato, 500.000 euro su un altro mercato, cosa che potrebbe andare benissimo se la coperta non fosse così corta, e quindi 500.000 euro su un mercato per lasciare scoperti tutti gli altri con i tantissimi problemi che oggi abbiamo sui mercati rionali, sembra un azzardo. Colli Albani doveva essere, come è successo tante volte, una responsabilità e una priorità di questo municipio. Ad oggi non mi sembra ci siano stati progressi in questo senso, pertanto è evidente che si chiede di stanziare i fondi necessari alla realizzazione di una struttura coperta, unico modo per far rivivere il mercato e renderlo dignitoso, e soprattutto la bonifica dell'intera area, anch'essa luogo di bivacco, di spaccio e luogo dove solamente i volontari oggi danno un po' di dignità all'intera zona. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliera Trippu. Grazie Presidente. Mi ricollego all'intervento che avevo fatto poc'anzi per quanto riguarda il mercato di Colli Albani. Forse ci dimentichiamo che il mercato Colli Albani, così come anche il mercato di via Orvieto, sono su sede impropria, e quindi il passaggio che è obbligatorio è la trasformazione da mercato su strada, quindi su sede impropria, a plateatico attrezzato. Quindi questo è già un passaggio che è d'obbligo, perché la riqualificazione non è che la puoi fare semplicemente così, sì, rimetto in ordine tutto il mercato, ma ci sono questi passaggi burocratici. Volevo anche tranquillizzare la consigliera
perché non ci siamo dimenticati del mercato di Colli Albani, come non ci siamo dimenticati degli altri mercati. Ci vuole una programmazione. Allora, avevo detto poc'anzi, si è preferito di dare priorità al mercato di Via Orvieto semplicemente perché l'iter è un pochino più lungo, proprio perché lì non ci sono dei presupposti già che ci facilitano un po' il percorso burocratico. Colli Albani è già un po' a metà, quindi è un po' più semplice come soluzione. Quindi avremo nel 2019 in programma Metronio e Orvieto, e nel 2020 avremo Colli Albani. Quindi la voglio tranquillizzare, proprio per questo il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sono contenta che posticipiamo sempre, arriveremo nel 2020 e ci diranno sarà fatto dalla prossima giunta probabilmente. Meno male che si sono assunti l'onere di farlo nel più breve tempo possibile, speriamo che nel frattempo il mercato non chiuda perché tutti i banchi sono andati via. Grazie. Altre dichiarazioni? Grazie. Consigliere Ciancio? Per dire che è una necessaria e urgente considerazione quella che i mercati sono in condizioni, però sono rimasto sbalordito nel sentir dire che ci dovremmo vergognare per come li abbiamo lasciati. Vorrei dire che nei 25 anni che non ha citato la Presidente si sono realizzati e non c'era nulla. Quindi dobbiamo fare considerazioni storiche, cara Presidente, guardando complessivamente. Concordo che ci vuole una programmazione, però non bisogna, come dire, privilegiare l'uno anziché l'altro. Se facciamo un'analisi corretta e congruente nel territorio, io dico che io non ho capito perché si è scelto Piscina e Torre Spaccate, con tutto il rispetto ad altri mercati. Non l'ho capito, e né tantomeno mi posso vergognare del passato, perché nei 25 anni che lei non cita sono stati realizzati dove non c'era, mi creda, nulla. Quindi non dobbiamo sempre fare, come dire, la vetustà è un qualcosa che avviene per tutto, anche voi dovrete intervenire nel tempo e nei modi. Ritengo che questo emendamento sia corretto e congruente. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotto. Grazie, mi collego a quello che diceva poc'anzi il consigliere Ciancio, perché mi ha particolarmente colpito poi le dichiarazioni fatte poc'anzi dalla Presidente della Commissione Commercio, proprio perché lamentava una scarsa manutenzione avuta negli anni precedenti. Ma è vero, ha ragione, quindi questi emendamenti che vanno a guardare alcuni spicchi di territorio, capisco le priorità che alla maggioranza, è legittimo averle, capisco la programmazione, che è cosa diversa dal dover dire oggi dobbiamo intervenire su quello che non è stato fatto. C'è un lavoro invece molto più complesso, me lo ha confermato infatti, perché spostare mercati da sede impropria a sede propria è complicato, ma diciamo negli anni questo è stato fatto, quindi forse poi nel 2020, cara consigliera Cerconi, ci troveremo a capire effettivamente che cosa è successo e che cosa no, e forse invece di parlare solo di una manutenzione magari possiamo anche vedere che cosa ha fatto questa giunta e non solo quello che si è messa a ristrutturare, che capisco che è difficile, però ecco, a volte bisognerebbe avere anche un pochino più di rispetto per quello e non solo vergogna, non strillare alla vergogna rispetto a quello che si è fatto. Ci sono delle complicazioni in alcune situazioni, l'ho detto prima che sul mercato di Piscina e Torre Spaccata c'è un'oggettiva difficoltà, così come c'è un'oggettiva difficoltà su tante altre strutture. Potrei aggiungere quello di Via Bonfante, sapete che c'è una causa aperta con il Comune di Roma da tantissimi anni, sapete che il Comune di Roma non dà a quel mercato tanti soldi per poter chiudere quella causa e ci sono dei box che si allagano sotto. Questa roba è ovvio che pesa su tutti noi, non solo su tutti voi, però attenzione quando cerchiamo di chiudere con il passato, non rendendosi conto che voi comunque state lavorando su qualcosa che
prima c'era, poi si poteva manutenere, sì, ma come mi confermate oggi che governate a Roma, nel municipio e pure nel paese, ci sono delle difficoltà che non permettono una risoluzione immediata dei problemi. Quindi questi e tutti gli altri interventi che sono necessari, è uno strumento che ha l'opposizione per poter farvi presente che però le priorità insieme alle vostre ce ne sono anche altre che meritano anche un decoroso rispetto da parte di quest'Aula, grazie, e quindi siamo favorevoli. Non ci sono, votiamo, favorevoli, contrari, astenuti. L'atto viene respinto con 13 voti contrari e 8 favorevoli. Il successivo. Allora, leggo intanto se vuoi. Ah, lo può dire. Ah, no, sì, faccio, no, faccio, era solo, faccio così, facciamo. Allora, il successivo è il rifacimento della pavimentazione di Largo Pannonia. Sorrido, Presidente, sa perché? Perché poi quando mi sento 4 ore di discussione, le opposizioni devono partecipare, devono fare, devono dire. Sono un amanuense, scrivo. Sto in commissione, valutiamo le situazioni, ho depositato più atti io tra un po' che il Comune di Roma. Sì. Silenzio! 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 Mettiti gli occhiali se non vedi. Silenzio! Vabbè, comunque. Sa cos'è la cosa più interessante? Non solo che ci sono i verbali, ma che ci sono gli atti depositati, quindi siamo contenti per questo. Detto ciò, il rifacimento della pavimentazione di Largo Pannonia, da qualche tempo Largo Pannonia è stata in parte transennata, io non so quanti ci passano in Largo Pannonia, ma è una piazzetta molto interna rispetto al quartiere, ma molto vivace, perché quotidianamente anziani e bambini si ritrovano in quest'area per passare i pomeriggi, per giocare, per scambiare quattro chiacchiere. È veramente un po' il fulcro del territorio. Purtroppo ad oggi non c'è stato nessun intervento, ma non solo un intervento, diciamo, di risistemazione generale della piazza, ma neanche di manutenzione di quelle che sono le transenne per non far avvicinare i cittadini all'area interdetta. Quindi la piazza è stata completamente abbandonata. Attualmente c'è un pino che non si capisce se è un pino che va abbattuto piuttosto che risistemato, piuttosto che potato, e la situazione è rimasta invariata, io immagino, finché non ci scapperà una tragedia, perché o il pino cade o qualcuno si fa male. Ovviamente vi lascio immaginare le cadute rovinose che ci sono per la pavimentazione sconnessa. La domanda, e anzi l'ordine del giorno, è molto semplice: si chiede alla Giunta di stanziare i fondi necessari alla risistemazione della pavimentazione di Largo Pannonia. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Carlone. Mi tocca prendere la parola per quanto riguarda la Copannonia, perché c'è stata già una richiesta fatta alla Presidente già da tempo, proprio per la pericolosità che rappresenta quella pavimentazione. Alcuni residenti hanno persino circoscritto la parte pericolosa, perché sono andati già all'ospedale 2 o 3 vecchiette. Ragazzi che si sbucciano le ginocchia, purtroppo cadono rovinosamente, ed è stato già fatto presente questo fatto, però sembra che non si voglia prendere alcun provvedimento in merito. Quindi ecco, la raccomandazione che faccio anche io per quanto riguarda questa cosa è che insomma si prenda veramente a cuore questa situazione, perché è veramente grave. Quindi appoggio appieno l'ordine del giorno presentato dalla collega Flavia Cerconi. Grazie. Altre dichiarazioni? Favorevole. Sì. Ci sono altre dichiarazioni?
Allora passiamo alla consigliere Rinaldo. Allora, la cosa interessante è che gli amanuensi, dico, quelli che presentano meno ordini del giorno, che non li presentano per niente, sono quelli che stanno più in commissione poi, no? Viceversa, quelli che gli danno di danno addosso, nel senso che scrivono con emendamenti, poi sono quelli che effettivamente, almeno percezione personale, sono quelli meno presenti. Comunque, chiudendo il discorso, la prossima settimana inizieranno i lavori sul Largo Pannone, ok? Può parlare più vicino al microfono? Il problema è che è basso. Io sono sorda. Praticamente la prossima settimana iniziano i lavori a Largo Pannonia, no? Oh, avete visto che carino? Benissimo. Per cui questo emendamento viene rimandato all'amanuense, indietro. Non lo votiamo con tutti. Grazie. Ah, certo, è finito. Mo' te lo devo pure accettare. Dichiarazioni di voto. Ma come faceva a saperlo, no? Ma come faceva a saperlo? Ma che piacere! Assessore, io la ringrazio, la ringrazio, porti i miei ringraziamenti anche all'assessore Vivace, che sicuramente si sarà adoperato, alla Presidente, a tutta la Giunta, faremo festa e verremo a controllare i lavori, grazie. Sì. Consigliere Ciancio. Grazie, solo per dire che rimango ancora sbigottito, perché insieme a Largo Pannoni allora parto via Urbino, via tutte le interrogazioni sulle strade dove la pavimentazione è rotta saranno fatte. Ci vuol dire questo che in commissione io c'ero, avete deciso? Quindi, oppure io vorrei capire, altrimenti la presentavo pure io, un'interrogazione, io non ho presentato nulla, sto lì, però tutta questa positività non l'ho vista in commissione, mi perdoni Presidente. Io stavo lì, però sono uno di quelli che sono presenti. Fare la dichiarazione di voto. La dichiarazione di voto è comunque positiva, perché non si sa mai, io ho fatto le interrogazioni, ho fatto tutto quello che c'era da fare per sanare quel pezzo di città, vi ho raccontato di tutto e di più, c'era l'assessore, ma non ho fatto gli ordini del giorno, ve l'ho detto perché non li faccio gli ordini del giorno. Lei sta in commissione ma non lo sa. Non lo sa, ecco. Grazie, voterò sì. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Bene, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Non si sentì. 13 voti contrari e 8 favorevoli. Attivo. Sì. Io comunque, Presidente, scherzando, dico che qualcuno soffre di bipolarismo, perché adesso rifacciamo la piazza, però bocciamo l'ordine del giorno. Beh, è normale, si rifà la piazza, che se fa l'ordine del giorno. Siamo contenti. Parte domani. Siamo contenti. Parte andiamo domani. Avanti. Caso strano, parte andiamo domani. Andiamo avanti. Sì, andiamo avanti. Andiamo avanti. Posso richiedere il secondo avvertimento? Perché non potrebbe parlare. Assolutamente sì. Dopo Basta. Quanti avvertimenti vi si viene espulsi dall'aula? Dopo direi avvertimenti espulsi dall'aula, quindi io adesso Presidente, sarò nominativi. Scusi, allora perché si continua a parlare di un atto che è stato appena votato, mentre in questo momento si dovrebbe presentare l'ordine del giorno successivo? Scusi, richiamo al regolamento, grazie. Quale articolo del regolamento? Qual è l'articolo del regolamento? L'illustrazione dell'ordine del giorno. Si sta facendo riferimento ad un ordine del giorno appena discusso e già votato, questo non è consentito, grazie. Allora, il quinto ordine del giorno presentato riguarda azioni e provvedimenti per il riconoscimento della lingua italiana dei segni LIS e l'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone affette da disabilità sensoriale. Allora, è evidente che noi abbiamo un municipio molto ampio e io credo che il welfare, o quello che viene definito welfare, sia prima di tutto la possibilità dell'accesso e della libertà di movimento
e di movimento e soprattutto di accesso agli uffici da parte di persone che hanno difficoltà o che hanno una disabilità, in questo caso sensoriale. Quello che si chiede con l'ordine del giorno è di portare avanti un progetto serio, un progetto che coinvolga il personale ovviamente che lavora all'interno del municipio e che in qualche modo garantisca la possibilità e la capacità degli operatori che lavorano qui in municipio, quindi dei dipendenti, di rapportarsi, di interloquire con le persone che hanno una disabilità sensoriale. Questo significherebbe prima di tutto essere un municipio accogliente, essere un municipio all'avanguardia, significa soprattutto non precludere l'accesso ai servizi municipali a quelle persone che oggi vogliono liberamente, come è giusto che sia, approcciarsi all'amministrazione. Grazie. Dichiarazioni di voto. Sì, consigliera Vitrova. Grazie Presidente, mi trovo d'accordo con questo ordine del giorno e non è la prima volta che ci troviamo a discutere di questo, perché mi ricordo che iniziammo, tra l'altro, una proposta proprio fatta dalla stessa consigliera Cerconi a discutere di questa necessità anche con gli uffici competenti qui del nostro municipio, c'era l'anagrafico, perché appunto trovammo la necessità di cercare di corrispondere ad un'esigenza che mettesse anche gli uffici di prossimità in condizioni di accogliere le richieste di una cittadinanza che si trova in uno stato di difficoltà oggettivo e cercare di evitare, tra virgolette, la difficoltà a trovare qualcuno personale adeguato e adatto all'accoglimento delle loro domande. Quindi c'era venuto da subito in mente di istituire delle figure oppure di formare del personale interno proprio per un'accoglienza già agli sportelli del nostro anagrafico. Quindi ancora una volta apprendo che non ci sono stati passi in avanti, apprendo che eravamo tutti d'accordo in quella sede di commissione, forse abbiamo anche approvato un atto in questo consiglio, niente è cambiato, forse diciamo tutto quello che c'è stato negli anni passati non è tutto da buttare, magari qualcuno se lo dovrebbe pure studiare, quindi siamo anche favorevoli. Altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, su questo ordine del giorno intervengo io in qualità di Presidente della Commissione Politiche Sociali. Continuo a gradire questa particolare attenzione sul tema delle disabilità, anche se proviene da una fonte un po' strana. Cioè da una persona che per 2 anni e mezzo è stata presente all'interno della Commissione Politiche Sociali quale membro, ma non ha mai portato proposte di questo tipo sul tavolo della Commissione. E anzi, da quest'anno, da poco tempo a questa parte, ha deciso addirittura di abbandonare la Commissione Politiche Sociali. Ma noi siamo assolutamente inclusivi, quindi accettiamo proposte. Ma scusi Presidente, proposte, io non lo posso esterne, accettare, mi perdoni, perché questa qua è diffamazione pura, buona, bella e buona. Scusa. Sto parlando. Sto ma cosa parlando. Vuole? Non si può interrompere un intervento. Dov'è che ho abbandonato? Non no! Si può interrompere un intervento. Richiamo al regolamento, non si può interrompere un intervento. Quindi concludo su questa parte, rimaniamo comunque sempre come lo siamo stati, aperti e disponibili ad accettare proposte di argomenti da affrontare all'interno della Commissione. Microfono? Sì, ma non si sente adesso? Ecco, dicevo, rimaniamo comunque sempre disponibili ad accettare qualsiasi proposta che venga anche da membri che non fanno più parte della Commissione, siamo disposti a portarla sul tavolo tranquillamente, quindi anche perché rientra nelle nostre linee programmatiche. Premesso che il Movimento 5 Stelle è molto sensibile sul tema,
tanto che a seguito di una determina dirigenziale del 10 aprile 2018 dell'Ufficio Comunicazione, Amministrazione e Redazione Sito Internet, dal 13 settembre di quest'anno, questa è un'assoluta novità, in aula Giulio Cesare sono presenti interpreti LIS e dal consiglio successivo tutti gli interventi sono stati sottotitolati e vengono tuttora sottotitolati in tempo reale in streaming sul portale di Roma Capitale. Presidente del Consiglio, non si può impegnare la Giunta Municipale sulla formazione del personale perché non è di competenza. La formazione del personale è in carico al Comune di Roma. Come Presidente di Commissione Politiche Sociali ribadisco la mia disponibilità ad affrontare il tema in Commissione per condividere insieme un percorso che ci porti ad investire e impegnare l'Assemblea Capitolina sulla questione, perché ribadisco e chiedo supporto anche agli uffici, che non è un tema che può riguardare una giunta municipale sul bilancio, sull'espressione di un parere sul bilancio. Quindi non può essere un ordine del giorno collegato a questa proposta, perché la formazione del personale non è di competenza di questo municipio. Grazie. Non ha dichiarato quindi vota? Il Movimento 5 Stelle voterà contrario, ma ribadisce la disponibilità a trattare l'argomento in commissione e a fare un percorso condiviso. Altre dichiarazioni? No, non risponderò così perché cioè è incredibile. Guardi, il personale è comunale, ma operante nel municipio. Il municipio può prevedere dei progetti ad hoc, perché se così fosse, e cioè se questo non fosse completamente accoglibile, non lo potremmo portare neanche nelle commissioni a lavorarlo. Invece lo portiamo nelle commissioni perché questo ordine del giorno potrebbe essere accoglibile e è valido, e voi siete consapevoli che è un ordine del giorno valido e che può apportare qualcosa di più a questo municipio. Ma in questo momento voi, per presa di posizione politica e quindi togliendo qualsiasi tipo di attenzione al cittadino, ma solamente per una presa politica, decidete di bocciarlo. Questa è la grande e gravissima realtà. Detto ciò, io credo che questo sia un ordine del giorno di buonsenso al di là delle posizioni politiche, perché riguarda delle persone che hanno delle difficoltà oggettive e non riguarda solo la traduzione di ciò che avviene in consiglio, riguarda l'accesso ai diritti. Significa una persona che viene qua e che non può né parlare né sentire se non accompagnata, non ha modo di fare alcun tipo di certificato. E nel 2018 io ritengo che sia allucinante. Questo è il motivo per il quale ho depositato quest'ordine del giorno. Quindi la mia dichiarazione di voto è fermamente a favore di quest'ordine del giorno, anche più degli altri, perché riguarda persone che hanno una disabilità, una situazione di difficoltà che questo municipio dovrebbe aiutare. Mi dispiace, perché soprattutto da persone che dovrebbero rendersi conto sui territori delle difficoltà, oggi l'accesso ai servizi del municipio per le persone con disabilità sensoriali dovrebbe essere preso in carico da voi molto più fortemente. Voglio vedere con che faccia alzerete la mano contro queste persone. Presidente, mi scusi, io ho richiesto però un contributo da parte del direttore in merito alla competenza di questa formazione sul personale. Per favore, se è possibile chiarire questa cosa, perché diciamo non è di competenza strettamente municipale, quindi la formazione del personale, se mi potete confermare che non è di competenza municipale, grazie. Io chiedo per fatto personale invece, Presidente. Allora, per fatto personale voglio ribadire una cosa, visto che vengono fatte e lanciate accuse. Io non ho assolutamente abbandonato la Commissione del Sociale. Nella redistribuzione delle commissioni, nel momento in cui si viene accolto la costituzione di un nuovo partito, ci siamo riuniti come capigruppo. Se questo è sconosciuto o il capogruppo non riferisce a tutti gli altri consiglieri, non è
non è problema mio. Non voglio, non posso accettare che si venga detto che abbandono una commissione quando semplicemente nella redistribuzione delle commissioni sono andata in un'altra commissione. Quale abbandonato? Che ho proposto 3.000 cose nella commissione. Quale abbandonato? Quale abbandonato? Che abbiamo parlato del RAI su proposta nostra e ci sono tutte le richieste. Presidente, non lo, no, mi scusi, non lo accetto. Non lo accetto perché questa è diffamazione davanti alle telecamere. Perché non è vero, e lei lo sa benissimo perché eravamo insieme nella capigruppo, che non è un abbandono, è una redistribuzione dei consiglieri sulle commissioni, tant'è che io oggi sono in commissione, cioè oggi sono anche nella commissione pari opportunità. Quindi di che, cioè, questo non lo accetto. Non ho nominato nessuno. È un consiglio lungo. Io vorrei che per favore moderaste tutti i termini, perché io non sono disposta più a concedere il fatto personale a nessuno, perché le offese, perdonatemi, vengono da tutti, da tutti. Quindi adesso mi dispiace, io non le concederò il fatto personale, non lo concederò più a nessuno, né di maggioranza né di opposizione, perché dobbiamo essere seri in quest'aula. Non si può litigare come bambini. Parliamo di politica, le altre cose le lasciate fuori, per favore. Andiamo avanti. Grazie Presidente questa volta. Ordine del giorno numero 6, è rifacimento manto stradale via Etruria. No, non credo che l'abbiamo votata. Ah, oddio, mi... Eravamo nelle dichiarazioni di voto, qualcun altro voleva dichiarare? No, allora votazione, favorevoli, contrari, astenuti. E viene respinto. Rifacimento manto stradale via Etruria. Per quanto riguarda, Presidente, i rifacimenti dei manti stradali, del manto stradale, io ho preso due vie, ovviamente tra quelle che mi erano state segnalate dai cittadini e che mi sono sembrate, avendo fatto anche dei sopralluoghi, quelle con diciamo a cui assegnare priorità. È evidente che in questo modo voglio semplicemente porre l'accento sul fatto che forse abbiamo necessità di una condivisione. Perché nel piano degli investimenti, nel milione di euro che è previsto, forse io perché in quella commissione non ci sono, perché ne seguo altre quattro di commissioni, forse non ho visto l'elenco e alle opposizioni non è stato inviato, non so se gli altri consiglieri hanno ricevuto l'elenco delle strade che si intendono rifare durante la, cioè, con questo tipo di programmazione. A tal proposito, per quanto riguarda... per quanto riguarda via Etruria, è una via molto particolare perché è anello di congiunzione tra la parte dell'Appio Latino, quindi la parte più esterna del municipio, e via Appia, quindi uno snodo fondamentale sulla quale non ci sono assolutamente attraversamenti pedonali, sulla quale un signore è stato investito ed è rimasto ucciso a seguito dell'investimento. È evidente che questa amministrazione non può chiudere gli occhi di fronte a delle difficoltà. È evidente anche che non è l'unica strada che ha bisogno di un intervento, ma ad oggi, dopo 2 anni e mezzo e dopo 2 bilanci, è ancora liste di priorità sulle strade da rifare non ne ho trovati. E faccio presente una cosa e chiudo nei 3 minuti precisi in questo caso. Io ho sentito dire che prima si chiedono i fondi e poi si decide come investirli. Ma è da matti. Prima qualcuno faceva riferimento all'abbigliamento, se vai a fare shopping. No, forse siamo proprio confusi. In quest'aula siamo confusi, confusissimi. Prima si decide cosa bisogna fare e in virtù di ciò che bisogna fare si chiedono i fondi, non il contrario, altrimenti ci ritroviamo o con l'acqua alla gola che non li abbiamo spesi tutti o con la coperta troppo corta che non sappiamo cosa fare perché i fondi sono troppo pochi. Ci vuole programmazione. Ad oggi io, e mi auguro succederà, vorrei ricevere la lista prioritaria delle strade, delle vie in cavo al municipio che vogliono essere, che devono essere rifatte con il milione e con gli stanziamenti che sono stati fatti in bilancio. Grazie. Dichiarazioni di voto.
Consigliere D'Egidio. Grazie Presidente, ovviamente noi siamo favorevoli a questo emendamento, a questo ordine del giorno, ne abbiamo presentato uno analogo sempre su Via Etruria, che riteniamo essere zona sensibile, e ci accordiamo alla richiesta della consigliera Cerconi per quanto concerne la richiesta di una lista delle priorità calendarizzate di interventi per quanto riguarda manto stradale e segnaletica orizzontale. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Rinaldi. Allora, funziona? Sì, si sente, sì. Allora, per quanto riguarda la discriminante che regola gli interventi sulle strade, ovviamente è l'ufficio tecnico che determina questa cosa, non è che noi possiamo indirizzare più di tanto, no? Perché allora potremmo dire, come diceva prima lei, ho preso esempio Muro Linari, che è estrema periferia del municipio verso il Gra, oltre Gra, quindi insomma portare dei nomi di strade insomma è sempre sconveniente. In ogni caso sono stati già richiesti dei fondi, e appunto l'ufficio tecnico interverrà in base allo stato d'urgenza che dipende insomma dalla criticità dell'intervento, per cui questa è una segnalazione che comunque potrà essere passata all'ufficio tecnico, eventualmente se c'è una criticità particolare rispetto a quelle valutazioni che sono state fatte. Pertanto questo ordine del giorno verrà bocciato. Ah, l'unica cosa che volevo aggiungere però è che parliamo di ex nono come prima via Gallia, via Gallia, dove gli attraversamenti sono stati fatti lì, insomma, non è che solo ex decimo. Ok, grazie. Sì, consigliere Ciancio. Grazie, vede Presidente, perché è scomodo questo atteggiamento per tutti, perché non posso condividere, Presidente, che per un intervento non si faccia prima il costo, una scheda Merloni, e poi si vada a chiedere l'intervento. Mi sembra veramente che vogliamo metterci prima la scarpa e poi il pedalino. Lo ripeto da sempre questa storia. Presidente, ritengo che via Etruria è come Beirut, però non possiamo lasciare la lista del pianto solamente agli uffici, come dice lei, perché non è vero. La lista del pianto che sta lì, già stata fatta, non spetta solamente al tecnicismo, l'abbiamo detto nella commissione. La politica serve a questo, e voi avete deciso dove intervenire, e noi pippa. Bene, allora non diciamo fesserie. Ma io non voglio dire, cioè, allora facciamo che teniamo intanto un linguaggio. Io ho detto silenzio, noi siamo stati in silenzio. No, non dico vogliamo silenzio, dire dico il linguaggio. Dove siete non è calabrese, penso che lo sappiamo tutti, quindi magari il linguaggio lo controlliamo e andiamo avanti. Allora, io ripeto, noi ci siamo visti nella commissione fin dall'inizio. Ha detto che si faceva l'elenco perché lo decidevano i vigili urbani. Sono arrivati i vigili urbani, ci hanno portato tutti gli incidenti, hanno deciso quali erano le strade, poi si è tornato marcia indietro. Dopo strada facendo sono arrivati i vostri progetti, quelli che avete deciso voi. Adesso, Beirut, andate a vedere, è la pericolosità di via Pomezia, via Etruria. Andiamo a vederla. Guardiamo quanti incidenti ogni notte, l'ultimo è di una notte fa, e vediamo che succede in quella strada, vediamo se è una cosa tollerabile. Allora, che problema c'è se avete richiesto sto mondo e quell'altro? Ditemi, che problema c'è ad accettare un ordine del giorno? Io non ne ho fatti ordini del giorno, sto lì in commissione e aspetto il turno. Ma su questa roba dire, o come quello di prima, e poi lo tempo scaduto, facendo, mi sembra veramente tirar fuori faziosità e scorrettezze, dette tante volte diventano verità, lo capisco, però via Etruria è un'urgenza, e quindi lo voto,
ma gradirei che questa maggioranza, con lo stesso entusiasmo che ha fatto le osservazioni mancanti per tutto il resto, dicesse sì, lo chiediamo, poi comandano al Campidoglio. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti. Ringrazio il consigliere Ciancio perché ha reso un po' l'idea anche, diciamo, suggestiva, però è un po' una necessità quella di presentare questi emendamenti, perché non abbiamo veramente, l'ho detto all'inizio del mio intervento, purtroppo la preparazione a questo bilancio non ci ha permesso di capire quali saranno gli interventi. Cioè, avete voi, immagino, qualcosa in testa? Immagino che la preparazione di un bilancio fatta appunto con gli uffici è cosa che risale al minimo a 6 mesi fa, se non ad un anno fa, perché se no cade la programmazione e tutte quelle belle parole che ci avete rifilato fino adesso. Quindi per noi, diciamo, è anche un modo per cercare di capire, ma è interessante il punto che ha sollevato il consigliere Ciancio, perché proprio da quella bella commissione urbanistica lavori pubblici eravamo partiti con un piano di incidentalità e di emergenza sulla quale si doveva intervenire. Mi pare che siamo andati su via Anagnina e poi non siamo andati oltre, oppure o ci siamo fermati lì, non so, insomma si è perso un po' il filo di quel percorso. Penso che invece dobbiamo ricominciare un po' anche da lì e non ritirare fuori le cose a random, perché sennò, diciamo, sembriamo quasi una commissione schizofrenica. E qui mi permetto di dire, visto che si parla tanto delle commissioni, poi bisogna anche capire la qualità delle commissioni e la presenza delle commissioni, perché possiamo anche stare lì tutto il giorno e tutte le ore, ma se stiamo zitti, muti e stiamo lì solo per fare una bella presenza, credo che non sia utile a nessuno. Quindi attenzione quando andiamo a sollevare delle questioni rispetto a chi e come si partecipa nelle commissioni, perché ci sono anche persone che, insomma, stanno nelle commissioni quasi sempre, ma andiamo a vedere poi qual è il contributo fattivo che danno, quindi attenzione. Detto questo, ringrazio per aver sollevato un tema che appunto ci trova concordi e quindi voteremo favorevoli. Grazie, andiamo avanti, altre dichiarazioni di voto? Toti. Anch'io ricordo che nelle prime riunioni, stiamo parlando del primo anno di questa consigliatura, facemmo uno studio rispetto allo stato delle strade del municipio e coinvolgemmo anche i vigili rispetto all'incidentalità. E c'erano delle strade, la Nagnina, Tuscolana e l'Appia e poi qualche altra, e rispetto a questo volevamo darci un ordine di lavoro, che poi voglio dire, io l'ho fatto presente anche nelle commissioni successive, poi non ha dato nessun risultato questo lavoro, perché poi si è proceduto con messa in sicurezza di alcune strade, che però non è stata una scelta fatta dalla Commissione. Se ha detto non pensiamo a una strada perché sta sotto casa tua, un'altra perché sta sotto casa mia, ma creiamo un sistema che ha certe caratteristiche, perciò diciamo che dovevamo lavorare su questo, cioè su un sistema che veramente tenesse conto di queste necessità, di queste indicazioni che c'erano dato il corpo della Polizia Municipale. Però tutto questo è caduto nell'oblio, Presidente, e poi abbiamo seguito in questi 2 anni i social, oggi facciamo questo, oggi facciamo quest'altro, oggi facciamo quest'altra cosa. Ecco, io come ho chiesto, si stabilissero delle priorità, si stabilissero certe caratteristiche per la scelta di questo o quest'altro, però che il discorso si sviluppasse in commissione e non nelle segrete stanze degli assessori. Allora, un voto favorevole rispetto.
Dichiarazione di voto ce ne sono ancora. Io vi prego di stare attenti perché per lo scorso atto sono state fatte due dichiarazioni non di segno opposto dallo stesso gruppo politico. Io me ne sono accorta in ritardo, però vorrei stare, insomma, che tutti rispettasse la regola, perché è una sola dichiarazione a gruppo e non due. Ce ne sono altre di dichiarazioni? Sì, la faccio io, certo. La dichiarazione allora. No, non la faccio. Perché bello tutto, allora sì, prendiamo in considerazione le proposte, accogliamo gli ordini del giorno, li portiamo in commissione, proprio per questo, poi alla finale è... lo bocciamo. Allora, mi sa che c'è un problema. O non capisco io l'italiano, o forse c'è un po' di confusione. Un po' di confusione. Quindi io mi auguro, se anche questo ordine del giorno verrà bocciato, cosa che succederà, perché l'hanno già detto, spero e mi auguro venga comunque preso in considerazione. Non capisco il senso della bocciatura, se dopo lo devi prendere in commissione e portare in commissione e discutere, semplicemente perché se lo porto in commissione significa che l'hai accolto. Però formalmente, in modo tale, il Movimento 5 Stelle rimane preciso e li boccia tutti. Siamo contenti, ne riparleremo. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Allora, votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì. Sono 13 voti contrari e 7 favorevoli, anche questo viene respinto. Il successivo, il penultimo, della consigliera Cerconi. Sì. Allora, per quanto riguarda si è posto lo stesso problema, perché purtroppo io questa lista che viene fatta dagli uffici e che viene fatta preventivamente dagli uffici, quindi noi l'avremmo dovuta discutere in commissione, non c'è stata presentata. È evidente che non è l'unica strada, l'unica via del quartiere statuario che necessita, scusate, non è l'unica via nel quartiere statuario che necessiterebbe un intervento importante. È evidente che è presa sempre a simbolo di una situazione di mancata comunicazione da parte della maggioranza verso l'opposizione e quindi di una totale chiusura, al contrario di quello che poi nelle parole viene detto. Se ci fosse stata apertura, queste segnalazioni sarebbero state fatte nelle sedi opportune. E detto ciò, gli ultimi 30 secondi semplicemente per dire questo: erano stati previsti tantissimi anche sul quartiere statuario interventi, purtroppo ancora devo rilevare la totale assenza degli attraversamenti pedonali, che è vergognoso che un municipio non riesca con una programmazione a rendere sicuri gli attraversamenti pedonali, soprattutto accanto alle scuole e nelle vie a più alto diciamo traffico, ecco. Quindi io chiedo di stanziare i fondi per il rifacimento stradale del manto stradale di via Oppido Mamertina. Grazie. Ci sono altre, ci sono dichiarazioni? Consigliere. Allora, come per il precedente, i fondi sono già stati richiesti e per cui saranno utilizzati per le strade che hanno necessità stabilita, insomma, in base al livello di criticità. Per cui questo emendamento, vista la specificità, viene respinto. Altre dichiarazioni? Sì, l'intervento è per mettere in evidenza che al di là del fatto che comunque, ecco, non si sa quale possa essere la programmazione del municipio sul tema manutenzione rete stradale, è ovvio che per esempio per il quadrante statuario sono diversi anni che non viene fatto nessun intervento manutentivo. Gli ultimi risalgono ovviamente al sindaco, quando c'era il sindaco Alemanno, all'assessore Ghera,
che ha fatto, ha stanziato dei soldi per intervenire su via Lappio Claudio, su via Dario Nova, su via Squillace e per quello che era possibile sulle strade di maggiore percorrenza. Quindi sono d'accordo con questo ordine del giorno, soprattutto in un quadrante che subisce diciamo fortemente la situazione periferica, quindi tenerli in considerazione. Ora, se su via Oppito Mammertina o su altre, insomma, cercare di dare un supporto al quadrante, insomma, perché, ripeto, è in zona periferica. Quindi Fratelli d'Italia è d'accordo in tal senso. Altre dichiarazioni? Consigliere Toti. Sì, io ripeto quello che ho detto già, che in commissione dovevamo darci certi criteri e poi in sede di commissione fare anche delle scelte. Questo non è avvenuto. Io praticamente ho sentito il comitato di quartiere di Statuario Capannelle che parla appunto anche lì di Beirut. Io pure porterò due ordini del giorno rispetto a un ordine del giorno rispetto a Statuario Capannelle, perciò non posso altro che votare a favore di questo. Altre dichiarazioni? Allora, se non ci sono altre dichiarazioni, votiamo. Favorevoli? Sì, prendete posto per favore quando si vota. No, evidentemente no. Contrari? Astenuti? Chi non alza la mano non vota. Sette? Ah. Capito, ma la Vidrotti non ha alzato la mano, viene contata favorevole. Ah, ok. No, 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 assolutamente, va bene. Allora, 12 voti contrari e 7 favorevoli. E siamo al numero 8. Consigliera Cerquoni? Allora, l'ultimo ordine del giorno riguarda Villa Fiorelli. La mia intenzione era ovviamente quella di portare all'attenzione, considerando che sapevo in parte quello a cui andavano incontro i miei, quelli della Lega e ordini del giorno, il parco giochi di Villa Fiorelli. Ora, il problema non è semplicemente il parco giochi, evidente, l'abbiamo citato prima mentre ne parlavano anche le altre opposizioni, cioè la situazione e l'incapacità oggi di utilizzare quei fondi che dovrebbero essere già stati stanziati. I problemi dei centri anziani a cui avevamo e volevamo dare una risposta in breve tempo, ricordo che insieme alla Commissione abbiamo fatto anche un sopralluogo a Villa Fiorelli. Ora, il problema rimane lo stesso e il punto di caduta sul quale io vorrei ragionare insieme a voi è che tipo di municipio vogliamo. Non sono intervenuta al bilancio proprio per questo motivo, per fare un intervento di 3 minuti conclusivo sull'ultimo emendamento. Che tipo di municipio vogliamo? Noi siamo consapevoli di dover collaborare o pensiamo che questo battibecco da una parte e dall'altra possa portare a qualcosa? Perché mi dispiace, non so se vi siete resi conto che non c'è stato alcun tipo di apertura. Alcun tipo di apertura. Perché anche quelli che voi oggi intendete portare nelle commissioni, oggi li state bocciando. Quindi è evidente che non c'è la volontà di aprirsi, non c'è la volontà di collaborare. E che tipo di municipio vogliamo? Dico che tipo di municipio vuole la Lega avendo presentato questi ordini del giorno. Lo vuole a misura di persona. Vuole la possibilità di fruire degli spazi del municipio, di avere dei parchi giochi per i bambini, di evitare di lasciare i bambini tutti i giorni dentro casa perché non sappiamo neanche dove portarli. Vogliamo un municipio a misura di famiglia, che sia in grado di garantire le attività sportive, non come quello che è successo negli ultimi 2 mesi con tira e molla avanti e dietro, prima si può fare, poi non si può più fare. Ci serve consapevolezza del ruolo
Non basta sedersi, non basta una presenza così in commissione. Serve incidere sul municipio. E oggi noi non lo stiamo facendo. Con questo bilancio noi non stiamo incidendo sulla vita di questo municipio. Tempo scaduto. Ci sta, concludo, ci stanno cadendo addosso delle scelte. È allucinante che nelle commissioni preposte non si siano neanche presentati gli assessori. Chiudo dicendo che so che verrà bocciato anche questo. Io non parteciperò alla votazione sul bilancio. Lo reputo veramente un bilancio che non ci riguarda, a cui abbiamo provato a dare una svolta portando degli argomenti. Questi 8 erano, perché l'abbiamo deciso insieme. La Lega ha rispettato la democraticità delle decisioni prese nelle capigruppo. Mi dispiace che dall'altra parte, visto quello che si era detto nella capigruppo, ossia di poter accogliere gli interventi e gli ordini del giorno e portarli nelle commissioni, io oggi mi ritrovo con una serie di ordini del giorno portati regolarmente, completamente bocciati, anche se dall'altra parte erano d'accordo, che è una cosa ridicola. A questo giochetto non ci posso stare e la Lega non ci sta. Grazie. Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. È vero, 15 anni sono tanti per la risistemazione di una villa. Effettivamente l'ultimo intervento effettuato nel parco di Villa Fiorelli risale proprio all'anno 2003. Per quanto riguarda la questione del municipio che vogliamo, io vi posso semplicemente riportare ciò che sta avvenendo a livello dipartimentale, perché appunto anche questa villa rientra fra le competenze dipartimentali, pertanto noi non possiamo farci altro che promotori di quella che è, diciamo così, la nostra attività di fra virgolette sentinella di quello che è, diciamo, la cura dell'interesse del territorio, e fare in modo e sollecitare quelli che sono appunto le attività dei dipartimenti centrali. Tant'è infatti che lo scorso anno, con la delibera dell'Assemblea Capitolina numero 106, fra le opere rientranti nel piano triennale degli investimenti è stato anche inserito il progetto di riqualificazione per la Villa Fiorelli, progetto che appunto ha portato alla definizione di un bando che proprio in questi giorni è in fase di aggiudicazione, in quanto la gara di appalto appunto è in fase di espletamento, è stato individuato l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario e in questi giorni sono in corso le verifiche di rito sul possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi dei soggetti, primo e secondo aggiudicatario. Pertanto è la fase, diciamo, di definizione di questi fondi che erano appunto stati destinati nel piano investimenti lo scorso anno ha avuto la prima fase. Vedremo appunto nel momento in cui partiranno poi i lavori, però su questo mi sento di rasserenare appunto anche i colleghi. Erano fondi che dovevano essere spesi entro il 31/12 e insomma pare che ci siamo riusciti. Pertanto il gruppo Movimento 5 Stelle voterà contrario. Consigliere Ciancio. Comunque mi tocca fare una dichiarazione un po' piccante. Cioè, vero che oggi avete divorato, annientato tutti gli ordini del giorno della Lega, Salvini, Premier, presentati dalla Circuoni, ma chi di spada ferisce, di spada perisce. Salvini farà il resto con voi e lo sta facendo. Salvini farà il resto. È una minaccia, con voi. Non ho capito. Lasciate stare. Allora, io dico questo. Vero è tutto quello che ha detto la consigliera che mi ha preceduta. C'è una delle buste che sono state aperte in questi giorni. Il progetto è pronto, si avvieranno i lavori. Aspetteremo e naturalmente comunque ciò non toglie che noi non ci possiamo sottrarre dal votare positivamente rispetto a un ordine del giorno di cui oggi ci state avvisando qua. Ma queste notizie rispetto a Villa Fiorelli sull'interrogazione e in commissione non sapevamo nulla, anzi ringraziamo i comitati che vanno ad informarsi e ci sollecitano e ci raccontano quello che succede. È vero tutto quello che ha detto lei, è pronto un progetto e sono state aperte le buste e saranno fatti sia
la riqualificazione della villa, sia i giochi che necessitavano da molti anni. Naturalmente qualcuno l'ha fatta quella villa, lo ricordava il consigliere Carloni, era il 2002, Villa Fiorelli, c'era l'assessore Andreoli, quindi non ci dobbiamo vergognare, le cose sono state fatte, però col tempo poi ci vuole priorità, pazienza per fare le cose, ma sempre, non è che qualcuno si deve vergognare del passato, e non ci vergogniamo, grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Tor. Rispetto a questo c'è stata una grossa preoccupazione da parte del Comitato di Quartiere e dell'Associazione di Villa Fiorelli. Voglio dire che speriamo che si arrivi finalmente, anche se ha richiesto tantissimo tempo, si arrivi finalmente a una sistemazione della villa. Ci sono altre dichiarazioni? No. Bene, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, viene respinto con 12 voti contrari e 8 favorevoli. Le prossime, queste le possiamo riconsegnare. Allora, io vi vorrei chiedere se sentite la necessità di un'interruzione, perché alcuni consiglieri me lo hanno chiesto, fatemi capire cosa intendete fare, in modo che per alzata di mano, se no non mi regolo, non capisco. Contatevi. Sì, io lo sto dicendo, però non posso decidere da sola, quindi vorrei... Posso pure, ma insomma non mi sembra bello. E quindi facciamo mezz'ora di pausa. Bene. Mezz'ora. Si riprende alle ore 14. La seduta, se per favore trovate posto. Da 9 a 17. Sono 8. Allora, io vorrei riprendere la seduta e passare alla discussione e alla votazione degli ordini del giorno successivi in ordine di presentazione, e sono quelli del gruppo Partito Democratico. Una cosa vorrei chiedere ai consiglieri sia del Partito alla chiusura discussione. Io volevo chiedere sia al Partito Democratico e a Forza Italia se era possibile, io adesso li stavo guardando, alcuni argomenti sono simili, tipo rifacimenti strade o forse più nel caso del consigliere Toti, se è possibile discuterli insieme, se voi pensate, altrimenti per me andiamo avanti così com'è. Quando mai? Benissimo, andiamo avanti. Allora, lascio subito la parola ai relatori del gruppo del Partito Democratico per illustrare l'ordine del giorno numero 9, che è la riqualificazione Parco Monte del Grano, e andremo avanti con... Sì, grazie. Adesso sì. L'abbiamo già visto e discusso e ci hanno insomma sostenuto anche in quest'aula che si sarebbe avuta una adeguata riqualificazione a quest'area, che è la riqualificazione Parco Monti del Grano, e non sto qui a ripetere gli eventi e le manifestazioni importanti che ogni anno ospita, diciamo, questa parte di municipio, e non sto qui neanche a ripetere
quali sono stati gli impegni che sono stati presi, perché lo abbiamo anche inserito nel dispositivo, tant'è che ne cito uno: l'11 aprile del 2017 l'Assemblea Capitolina ha proprio approvato all'unanimità una mozione con la quale si impegnava proprio a prevedere la decorosa sistemazione ambientale e il mantenimento programmato del parco 25 aprile 1944, nel quale è eretto il monumento dedicato al rastrellamento del Quadraro. In realtà lì un po' c'è una situazione anche di quasi di, no, di degrado legato a persone che senza fissa dimora appunto stazionano lì, e anche a cestini che non vengono con insomma, spazzatura che non viene mai raccolta. Questo ovviamente si accumula nel corso degli anni e poi si arriva a ridosso della manifestazione il 17 aprile, in cui appunto ogni anno deponiamo delle corone e facciamo le dovute manifestazioni, ma nel corso del tempo invece purtroppo la situazione è abbastanza indecorosa. E quindi l'impegno nuovo, diciamo, che riproponiamo anche questa volta è quello di veramente prevedere delle risorse che mettono una fine, diciamo, ad una situazione abbastanza complicata, e invece garantiscano una decorosa sistemazione ambientale e il mantenimento del parco. Questo per evitare che poi si arriva a ridosso del 17 aprile, si deve intervenire anche in modo estemporaneo e straordinario, e si lascia il tutto nel diciamo desolante abbandono nei mesi successivi o precedenti. Quindi, diciamo, l'impegno che chiediamo è di riqualificare definitivamente Parco Monte del Grano. Dichiarazioni di voto. Sì. Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Il Quadraro, medaglia d'oro al valore civile e teatro del più feroce rastrellamento ad opera dei tedeschi, delle truppe naziste a Roma. I tedeschi stessi definivano questo quartiere Roccaforte come un nido di vespe, quindi assolutamente concordiamo sia con quanto ci dicono i colleghi del Partito Democratico, sia con quanto espresso dall'Assemblea Capitolina nell'aprile 2017. Ora, come abbiamo già ribadito precedentemente, trattandosi di competenza dipartimentale, quella parte approvare l'ordine del giorno per la riqualificazione sarebbe, diciamo, andare un po' fuori linea rispetto a quello che abbiamo detto finora, ovvero noi possiamo, insomma, prendere impegni per quanto attiene gli importi, i fondi a bilancio per, insomma, attinenti a nostre specifiche competenze. Possiamo semplicemente magari insieme riportare all'attenzione dei colleghi capitolini, alla luce anche dei fondi che sono stati stanziati, questa nostra specificità, e quindi noi per quanto attiene l'ordine del giorno esprimeremo parere contrario, però ovviamente su questo ci troviamo, insomma, in linea, ne avremo possibilità magari, ecco, di risegnalarlo e di riportare avanti questa importante memoria del nostro territorio. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliere Ciancio. Ah, perdonatemi, è troppo facile questa via di fuga in cui si dice noi siamo d'accordo però non lo votiamo. Cioè, qua bisogna assumersi le responsabilità, cioè, rispetto a questo argomento, a questo fatto così importante, no? E la sistemazione ambientale intanto è una cosa, e si può prendere impegno, perché la sistemazione ambientale è una spesa corrente che il municipio comunque può attuare, non solo attraverso i soldi, ma anche attraverso delle decisioni importanti, ma il minimo che debba essere, poi si troverà la forma, ma non penso che di fronte a un ordine del giorno siffatto, per quello che ha ripetuto lei e soprattutto per il contenuto importante, ma non guardiamo rosso, giallo, però è una cosa molto importante, una cosa nazionale,
Cioè, avete partecipato anche voi, abbiamo partecipato, e vedere una situazione di degrado, la sindaca ha chiamato le risorse del municipio per pulire Piazzale Anagnino quando veniva a inaugurare le strisce a LED, distraendo risorse nostre del municipio. Voglio capire perché non si possono distrarre o impegnare, non si distraggono per questo evento, risorse del municipio. E io rimango ancora particolarmente, e lo dirò nell'intervento finale, di questo atteggiamento chiuso e mortificante per le opposizioni. Cioè, non possiamo più tollerare, io personalmente, di sentire alcune cose che vengono dette in quest'aula poi rispetto al comportamento delle minoranze. Mi chiamo minoranza non perché sia una minoranza razziale, ma perché siamo minoranza politica, quindi opposizione, le opposizioni vanno rispettate, soprattutto quando sollevano temi di tale taratura. Grazie. Per questo motivo voterò sì, grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni, quindi andiamo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Sì, loro sono 1, 2, 3, 4, 5. Dodici contrari e 5 favorevoli, l'ordine del giorno viene respinto. Successivo, numero 10. Allora, l'oggetto di questo ordine del giorno è l'acquisto di attrezzature scolastiche. In realtà è generale ma specifico. Io ne avrei voluti fare tanti altri perché ci sono due segnalazioni che tra l'altro ho fatto quasi 15 giorni fa direttamente all'assessore De Santis, di cui però non ho più, cioè, non ho trovato riscontro e risposta, quindi sarà poi oggetto di un'interrogazione, ma questo è stato eclatante, quindi diciamo tra chi si è allagato durante i mesi scorsi e non ha agibile una parte della mensa scolastica, chi ha addirittura diciamo difficoltà con le lavatrici, e parliamo di asili nido in cui le materie e le norme in termini di igiene e di sicurezza sono stringenti e quindi giustamente i dirigenti e le educatrici sono preoccupate, c'è questo, appunto, questa segnalazione che riguarda invece la scuola Bellini di Via Lemonia, in cui appunto c'è stato segnalato che in una classe manca la porta e la carenza di banchi, tanto che, come succede in altre strutture, ma non dovrebbe essere la norma, per esempio per chi si ha, no, ha un'area ancora inagibile a causa di un allagamento, stanno facendo i turni per le mense, perché alcuni bambini sono costretti a mangiare alle 11, quindi anticipando ulteriormente, perché appunto devono fare la turnazione per poterli ospitare tutti. In questo caso ci sono appunto studenti che stanno seduti a un banco in più di due. E, è ovvio che questa è un po' una situazione che avevamo già anticipato lo scorso anno, perché avevamo portato all'attenzione di questo consiglio la necessità di aver perso delle risorse per le attività didattiche. In questo caso appunto, quando ci sono invece delle mancanze così eclatanti, sarebbe opportuno diciamo fare una valutazione e cercare di capire come intervenire per risolvere la situazione. Siamo in discussione di bilancio, quindi se ci sono dei soldi a disposizione credo che questa diventi una priorità e soprattutto un segnale, perché insomma quando manca addirittura una porta in una classe siamo addirittura a questa situazione, penso che si debba intervenire anche per una situazione di emergenza a causa della quale diventa quasi impossibile garantire il diritto allo studio degli studenti. Ripeto, questa è una delle diverse segnalazioni che riceviamo, altre sono altrettanto preoccupanti, ma su alcune aspettiamo appunto una risposta diretta dall'assessore, se non la riceviamo in via formale lo faremo direttamente qui in aula attraverso un'interrogazione. Per questo invece vi sottoponiamo questa priorità all'aula. Dichiarazioni di voto. Certo. Prendo la parola per dire, no?
riflettevo mentre sentivo l'intervento, mi sovviene nel dire appunto quale possa essere il mio voto, mi sovviene strano che una parte politica, no, debba fare un ordine del giorno per mettere in evidenza un problema. Allora io con l'occasione dico, riflettiamo, no? Nel senso che non è l'unico, come diceva la collega, non è l'unico motivo urgente, perché poi non tutti sappiamo tutto, quindi probabilmente è arrivata all'orecchio di qualcuno e giustamente se ne fa carico. Però non dovrebbe essere un ordine del giorno, cioè non dovrebbe essere, dovrebbe essere un discorso che nella commissione competente l'assessore insieme alla commissione dovrebbe dire, no, tranquilli, sono a conoscenza dell'emergenza, vediamo adesso quello che bisogna fare. Cioè ridurre, ma non perché non sia utile questo, ma ridurre questo tipo di intervento, di problematica all'ordine del giorno mi lascia perplesso e mi viene una riflessione. Con l'occasione la voglio porre all'Aula. Cioè dovrebbe essere che il gruppo politico dovrebbe comunque segnalarlo a chi di dovere o nella commissione competente e poi comunque notiziare, no? Notiziare una sorta di verifica, di, no? di risposta, di azione. Solo così mi sembra una cosa, capito? Ma era una riflessione più che altro, quindi siamo favorevoli ovviamente a questo tipo di richiesta. Grazie. Allora, rimanendo nel merito dell'atto che stiamo visionando adesso e di cui stiamo discutendo, io ho sentito la presentazione di questo ordine del giorno, ho sentito parlare di porte, leggo anche qui porta che manca, ho sentito parlare di allagamenti, di parte, una mensa inagibile, quindi bambini, ragazzi costretti a spostarsi di un'aula, e però poi dopo non comprendo invece l'impegno che si chiede in questo ordine del giorno, quindi lo leggo: a reperire e destinare in bilancio i fondi necessari a garantire l'acquisto delle attrezzature scolastiche per le scuole che si trovino in una situazione di emergenza a causa della quale non è possibile garantire il diritto allo studio degli studenti. Io leggo, quindi a me sembra che sia una richiesta incoerente rispetto alle premesse e alle considerazioni, nel senso che ho già detto prima che come edilizia scolastica abbiamo aumentato nel corso degli anni, siamo arrivati a 950.000 euro più o meno, facevo il conto prima, a 940.000, riteniamo che avendo in essere degli accordi quadro che ci hanno facilitato non solo la manutenzione, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo raddoppiato le squadre che adesso agiscono in parallelo tra l'ex nono e le scuole ex nono e ex decimo, sull'edilizia scolastica, perché cambiare le porte, fare lavori di ripristino dei solai, quindi per evitare infiltrazioni, quindi aggiustare e rendere quindi l'ambiente scolastico fruibile per gli studenti, è compito, attiene alla edilizia scolastica, quindi alla manutenzione degli edifici. Quindi, voglio dire, su questo abbiamo già fatto le nostre osservazioni sia in commissione sia le abbiamo qui in questa delibera. Ora, le attrezzature scolastiche sono altro, e le attrezzature scolastiche sono i bagnetti, le sedioline piuttosto che i tavoli, ok, gli arredi urbani, le attrezzature anche necessarie a, che so, i contenitori piuttosto che banchettini. Ecco, su questo
non mi sembra che ci sia una criticità tale da mettere in discussione il diritto allo studio. Tuttavia sono a conoscenza di un problema sull'acquisizione di questi beni che afferiscono, acquisizione che diciamo attiene al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, che poi fa gli acquisti su indicazione, su richiesta dei vari municipi, e poi fa le gare e quindi si occupa dell'approvvigionamento. Ma da un punto di vista finanziario economico, perché è di questo che noi stiamo parlando, non mi sembra che vi sia una criticità, ok? Quindi se poi diciamo a voi risulta che sono stati chiesti nel tempo banchi, attrezzature didattiche e non sono arrivate, su questo ne possiamo parlare in commissione, mi dite quale scuola, io non ho percezione di questa, perché nessuno mi ha posto questa segnalazione. E, cosa diversa invece è l'aspetto manutentivo, su quello, ripeto, dobbiamo certamente migliorare, e questo, con questa proposta di bilancio, cerchiamo di farlo. Quindi mi sembra che questo ordine del giorno non sia diciamo pertinente a questa discussione, e noi non possiamo naturalmente dare un parere favorevole perché non lo riteniamo congruo a questa discussione. È una, riguardo, rimanendo sempre all'impegno, quindi ciò che leggo, reperimento e destino di fondi sul bilancio per garantire l'acquisto, questa è una materia che noi non possiamo neanche, sulla quale possiamo dire nulla, è una voce dipartimentale che poi dopo ricade, no, nella fornitura, quindi nella, diciamo, nella parte poi pratica sui municipi. Quindi mi dispiace, cioè, ancora una volta siamo costretti a dare diciamo un parere negativo, ma perché non, diciamo, questi ordini del giorno non rientrano in quelle che sono le competenze di questo municipio, signori. Questa è la verità. Sì, consigliere Ciancio. Sì, ma continuo a dire che non è possibile, scusate, non è possibile. I nostri uffici hanno fatto una richiesta per tale spesa e non è stata accettata. E quindi noi non avremo i soldi. Quindi implementare questo centro di costo, se vuole gli dico pure qual è il titolo e qual è il centro di costo su cui il municipio chiede, ha già chiesto. Allora, dico, o non si accettano quando si prendono questa roba lì all'ufficio consiglio, questi ordini del giorno, perché non sono incompatibili, oppure c'è qualcuno che non dice la verità. Allora, se il municipio ha fatto già dette richieste, si chiamano arredi e riguardano SIIAM, SIIAN, cioè che sono le voci, I vuol dire settimo municipio, A medie, elementari e materne. Tutta questa roba la chiede il municipio di volta in volta, mentre una volta era la provincia che forniva alle scuole gli arredi, adesso lo facciamo. Quindi si guardi il bilancio con attenzione, dica, è una nostra intenzione quella di dire qualsiasi richiesta che arriva dalle minoranze non può essere accolta. Allora chiudiamo i battenti e ce ne andiamo, è inutile stare qua a presentare gli ordini del giorno, non dobbiamo mica elemosinare nulla, chiediamo solamente che venga analizzato bene un emendamento che non dice né addirittura quanto, come, perché, importi, è un ordine del giorno, no? In cui si chiede di predisporre in bilancio fondi necessari a garantire l'attrezzatura scolastica. Fine. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Pitrotti? No, mi viene il dubbio che qui c'è o il sordo del compare che sente quello che gli pare, oppure c'è proprio la volontà di addirittura modificare quello che ho detto. Ho fatto una premessa e ho detto che ci sono tante di quelle criticità che sarebbe stato impossibile, diciamo, avremmo inchiodato un'aula fino a data da destinarsi.
Su queste una era emblematica, il fatto che mancassero dei banchi, che non è, che cosa non è chiaro, dei banchi e non c'è una porta. Quindi che vuol dire non è congruente? E poi non capisco che oggi, ma questa maggioranza ha deciso che mo il problema sono le competenze. Ma non eravate voi quelli che eravate i primi a essere contro questa divisione delle competenze dentro il municipio, non se ne può più, noi siamo, facciamo come ci pare. Quando volete le risorse, le trovate sì o no? Quando è veramente urgente, le risorse, le trovate sì o no? E addirittura qui stiamo a dare le pagelle a quanto è urgente e quanto è no. Ma stiamo scherzando? Allora che gli diciamo al dirigente scolastico? Compratelo, come facevano prima. Però la rivendichiamo la nostra autonomia decisionale, dopo. Oppure gli dico, guardi, mi ha detto il capogruppo del 5 Stelle che non è competenza. E quella mi dice, ma perché de là, de chi è la competenza? Non è sempre a loro? Vagliela a spiegare tu poi. A chi deve gestire un'aula, e lo conosce bene il problema. Mi dispiace, perché se dobbiamo continuare questa tarantella con non è competenza nostra, e Dio vede e provvede, o addirittura dobbiamo proprio prenderci delle fantasie e modificare quello che uno ha anche detto, qui non è che qui c'è la disponibilità del presidente di una commissione, le ho spiegato che addirittura ho segnalato la cosa direttamente all'assessore, c'è una scuola che non ha la lavatrice per pulire i lenzuolini, è un'altra cosa. Dopodiché qui mi sono fermata alle porte e ai banchi, che è attrezzatura scolastica, è arredo, chiamalo come ti pare. Dopodiché capiamo che tanto è un no a tutto e per tutti, e anche qui renderemo conto quando, a passare del tempo dei mesi, ci sarà chi purtroppo è in difficoltà nella gestione di un'aula, punto. Ovviamente siamo favorevoli. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? No. Ok, allora, favorevoli? Contrari? Astenuti? Undici contrari, sei favorevoli. E quindi viene respinto. Il successivo, numero 11, sì, consigliere D'Egidio. Grazie Presidente, faccio una piccola premessa in quanto non sono intervenuto nella prima fase, ovviamente anche in merito all'emendamento, all'ordine del giorno di cui sono firmatario. Oggi ovviamente si discute il bilancio e secondo me si mette anche a bilancio una buona parte della vostra amministrazione, che è l'ultimo anno, e mi permetto, come poi esprimeremo come gruppo, di manifestare la nostra contrarietà, in quanto viviamo semplicemente fuori da queste mura, e credo che chi vive fuori da queste mura, chi prende gli autobus, chi percorre le strade, chi vive le piazze, non può che dare un parere negativo a questa amministrazione. Come hanno già autorevolmente illustrato i miei colleghi, senza entrare nel merito delle voci e dei tagli di spesa, generalmente si può dire che il taglio di spesa rispetto al bilancio del 2018 è di 3 milioni. Ora noi, e questo io voglio specificarlo, non siamo ragionieri, non siamo tecnici, enti di statistica che devono stare qui a contestare il più 1,5, il meno 3, però siamo dei rappresentanti dei cittadini. E quindi deve interessarci capire qual è la platea delle persone che, col taglio dei servizi che è attualmente in corso in questo municipio, vengono danneggiate. A noi interessano i cittadini. Entrando nel merito dell'emendamento che prevede appunto richiede la destinazione di fondi per l'installazione di alcune rastrelliere per biciclette nella prossimità di varie piazze, Piazza Re di Roma, Piazza Epiro, Piazza Don Bosco, Piazza Ragusa e in prossimità di ogni fermata della metropolitana, mi viene da dire semplicemente che chiunque oggi prenda la bicicletta e frequenti in maniera sostenibile, diciamo, le strade del nostro municipio non sa dove lasciare la bicicletta. C'è un problema di sicurezza a livello di sosta
e andando a vedere, sempre per ritornare al discorso dei fondi, nella voce mobilità, in questo bilancio 2019 c'è un taglio di 496.000 euro. Quindi io mi chiedo qual è la prospettiva con questo ordine del giorno del nostro municipio. Ricordo una frase che diceva il candidato sindaco con cui ero candidato, che diceva che l'obiettivo dovrebbe essere quello di restituire ai romani, ovviamente relativamente alla mobilità, restituire ai romani un'ora del proprio tempo da passare non nel traffico, da passare in famiglia, da passare con gli amici. Quindi non mi sembra che con questi tagli e con questo bilancio sia questa la prospettiva. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Allora, nel apprezzare l'intervento del consigliere, che con molta pacatezza ha messo in evidenza un argomento che non è secondario alla politica del 5 Stelle. E che cosa significa questo? Io prendo atto che questo ordine del giorno è talmente stringente, è talmente avvicinabile a una politica che questa maggioranza fa con le piste ciclabili. Ora, io sono d'accordo e voterò questo ordine del giorno, ma lo faccio per coerenza, ma per coerenza d'aula, cioè lo faccio per coerenza politica, perché se oggi chiediamo di mettere queste le rastrelliere, gli stalli giustamente negli spazi no pubblici, quindi piazze o strade particolari o marciapiedi, quindi in parcheggi dove è possibile, io mi domando quando adesso arriverà il problema su via Tuscolana. Io vorrei la stessa coerenza, perché anch'io mi trovo in difficoltà verso alcune no contestazioni, perché tutto può essere migliorabile, no? Tutto può essere fatto al massimo, però poi giustamente no, non è facile ottenere il 100%. A volte uno aggiusta intorno al 70-80, è un risultato no accettabilissimo. Qualcosa si rinuncia sempre. Quindi io lo voto favorevolmente, perché anche se con la politica e le azioni di questa maggioranza siamo stati critici, perché non è semplice mettere no in evidenza il discorso di piste ciclabili a svantaggio ovviamente di un'altra mobilità, ci vogliono decenni, però bisogna partire da qualche parte e quindi no essere propositivi. Prendo atto che anche nel Partito Democratico c'è questa sensibilità e quindi sono contento che comunque poi di fronte a un'azione esterna ci potremmo difendere, mettendo ovviamente in evidenza il fatto che sono giuste sia le piste ciclabili, sono giuste sia i rallestramenti per le biciclette, se no non ci sarebbero le piste ciclabili, e quindi no sono contento di questo. Quindi 5 Stelle, dovete solo che prendere atto di questo ordine del giorno. Sì, dico, se parliamo di mobilità sostenibile, è chiaro, è un'attenzione, come è stato fatto anche da parte nostra rispetto alle piste ciclabili. E voglio dire, io ricordo l'ultimo giro che ho fatto a Berlino, in ogni fermata metro c'era in abbondanza le rastrelliere per le biciclette. Cioè, Fulvio diceva della coerenza, ecco, rispetto a questo io penso che coerenza vorrebbe che se la maggioranza non vuol votare positivo rispetto a questo, almeno si astenga, anche perché poi tecnicamente il voto d'astensione figura come voto contrario, praticamente viene bocciata, però sarebbero più coerenti, perché non capisco come si possa votare contro le rastrelliere quando poi, condivisa anche da noi, c'è una battaglia per
perché diventi sempre più sostenibile i processi, ecco, di mobilità della città di Roma e del nostro municipio, e poi non essere d'accordo o addirittura votare contro. Il voto nostro chiaramente sarà un voto positivo. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente. So che ormai è tardi e non si può fare. Io voglio suggerire ai consiglieri di maggioranza di guardare la convocazione. A me è arrivata tardivamente, però l'ho guardata. E c'è il link dove si può scaricare il bilancio. Bene, da quel link io vi dico, nessuno di voi, nessuno di noi è riuscito ad estrarre, per capirci bene, di quello che stiamo parlando. Cioè, il capogruppo pentastellato ci sta dicendo che non è possibile rispetto a questo. Mi deve dire allora perché è stato richiesto. Quello di cui noi stiamo parlando, io vi dico, praticamente sono stati chiesti 150.000 euro e non sono arrivati per l'arredo. Sono stati chiesti per adeguamento 500.000 euro, non sono arrivati. Allora chiederli sarebbe cosa buona e giusta. Io per poter... Sì, scaricatevi da, come mi dicevate, questo malloppo di roba e troverete che praticamente queste cose si richiedono. Ma naturalmente il Campidoglio ha detto no. Perché ha detto no? Io non lo so, perché l'attrezzatura e l'arredo non è considerato, ma voglio dire, non si può studiare se non ci stanno i banchi, le porte, sostituzione degli infissi, si chiedono. Fate finire. Delle porte, dell'arredo. Avete finito la discussione? Sto dicendo finita. In merito all'ultimo emendamento e all'ultimo ordine del giorno, che forse ci stiamo distraendo, che non si può dire di no a questa tipologia di richieste. Io sto ribadendo un concetto generale che non riguarda essenzialmente... Rimanga però nel tema, perché è una dichiarazione di voto sull'ordine del giorno. Io dichiarazione di voto dico che, come per quello di prima vi ho detto perché era importante votare sì, rispetto a queste richieste sì fatte, mi sbalordisce una maggioranza che voglia essere sorda rispetto alle richieste. Questo volevo dire, non vi allarmate se qualcuno vi tira fuori qualcosa all'improvviso che non esce fuori dai canoni, sappiate affrontare le cose, grazie. Dichiarazioni di voto? Consigliere Ariano. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, io tornerei all'ordine del giorno sul quale stavamo... dibattendo. Ovviamente le valutazioni politiche su quelle che sono quelle dei cittadini, sia insomma, voglio dire, ciascuno ha i propri interlocutori e ciascuno può fare i propri bilanci, ma qui non stiamo facendo un bilancio, diciamo così, di quello che ci diciamo magari con chi incontriamo e con i cittadini. Qui stiamo parlando del bilancio effettivo, quindi stiamo banalmente parlando di numeri. Sì, è vero, è dai bilanci che si leggono le politiche, quindi effettivamente la situazione attuale è sicuramente una situazione a livello, diciamo così, territoriale, senza allargarci di più, magari di scelte politiche che nel tempo si sono succedute. Sarebbe banale per ciascuno di noi approcciarsi e dire che il bilancio è molto negativo semplicemente perché magari questo bilancio o quello precedente sia stato composto, diciamo, in modo poco corretto, perché sarebbe sicuramente offendere l'intelligenza di tutti noi che siamo qui e di quelli che ci guardano da casa. Per ritornare alla questione di oggi, il collega faceva riferimento ovviamente a quella che è anche una delle politiche che noi sposiamo maggiormente: un'ora di più di vita per tutti noi, e la mobilità e una sana possibilità di movimento in una città è evidentemente la possibilità di avere una generalizzata percezione di miglioramento delle condizioni di vita, per cortesia.
sarò contenta nelle prossime commissioni di affrontare con lui e con gli altri consiglieri il nostro approccio a determinate tematiche. Lo abbiamo fatto nei mesi scorsi anche con il car sharing, le rastrelliere, per le quali c'è una gara in corso, un affidamento e l'installazione proprio in questo periodo, non necessitano di fondi municipali. Noi abbiamo una gara in corso che è stata fatta e che fruisce di fondi europei. Quindi mi pare anche a volte nel momento in cui parliamo, sì, è ovvio cercare di poter dare risposta con quelle che sono le nostre limitate competenze e quelle che sono purtroppo anche le nostre limitate risorse. Ma perché, visto che sono già criticate, bisogna tagliarle di più quando ci sono degli strumenti già in corso? Pertanto, io comunico, ne approfitto per comunicare che in piazza di Cinecittà e presso le fermate metro di Ponte Lungo, Colli Albani, Porta Furba Quadraro, Numidio Quadrato e in prossimità dell'Istituto Comprensivo Ceneda presso Garibaldi di via Mondovì e presso i capolinea bus di Arco di Travertino in via dell'Arco di Travertino sono in fase di installazione delle rastrelliere. Questo nelle prossime settimane. Per quanto attiene invece le aree pubbliche indicate dal collega, visto che comunque sarebbero state oggetto delle prossime settimane di un ulteriore approfondimento, non ho problemi assolutamente a dire che già ho richiesto, se ci sono delle determinazioni in questo senso, approfondiremo e faremo eventualmente, se ancora non ci sono in programma, delle richieste specifiche insieme anche con il collega, magari firmatario di un atto. Pertanto, per ritornare all'oggetto di oggi, il Movimento 5 Stelle voterà contrariamente, proprio perché appunto destinare dei fondi municipali sarebbe confliggente anche insomma con una gara in corso di espletamento, o meglio, scusate, di un appalto in corso. E questa sarà una delle cose su cui approfondiremo il discorso nelle prossime settimane. Quindi il Movimento 5 Stelle voterà contrario. Sì, consigliera Vitrotti. Grazie. No, ringrazio la collega Ariano perché invece questi ordini del giorno alla fine ci permettono anche di conoscere un po' lo stato dell'arte, quindi immagino che anche le rastrelliere che sono state messe su Viale Giulia Agricola sono fonte di una bando europeo. Certo. Bando regionale. Quella regionale, ok. E, detto questo, no, perché sai, insomma lì siete stati più solerti. Comunque, invece ho appreso che c'è appunto l'installazione prossima di alcune rastrelliere che, se non ho capito male, però stanno dove non passerà la pista ciclabile. Mazza. No, perché diciamo nella sua stranezza la pista ciclabile, su cui il Partito Democratico invece ha una posizione, no? Tant'è che non è che è contraria alla pista ciclabile o alla mobilità alternativa, altrimenti non avremmo fatto il biciplan, come lei conosce, lo conosce bene, no? Perché non conosco il grab, il biciplan, tutto sano. Detto ciò, quello che veniva ovviamente il dubbio è perché inserire, diciamo, questi punti di installazione vicino alle metropolitane, proprio perché io mi immagino sempre chi, diciamo, si vuole mettere in cammino sulla Tuscolana, a un certo punto arriva sempre lì ancora ad oggi a salire il quadrato e dice: mo che ci faccio sta bicicletta? Ma in collo, ma almeno la lascio lì. Che te devo... Cioè, era anche un modo, la nostra era un suggerimento, ecco, prendetela come un suggerimento. E invece apprendiamo che siete stati così bravi che vi mettete da tutt'altra parte, arrivate un'altra volta fino al Quadraro e poi dal Quadraro a Subaugusta invece rimarremo, diciamo, scoperti. Quindi aspetteremo il prossimo bando per vedere, diciamo, la possibilità di vedere delle installazioni nei punti che avevamo selezionato noi. A ridosso delle piazze sarebbe stato carino invece, magari ci può anche ragionare, insomma, poi nelle commissioni come volete, perché abbiamo visto che è fallito purtroppo il sistema di car sharing, di bike sharing, quindi quello verteva proprio su alcuni punti, su alcune piazze, Piazza Don Bosco piuttosto che altre, purtroppo hanno fatto una brutta fine perché
su Roma forse c'è un ragionamento da fare un pochino più approfondito, però insomma questo era un ulteriore suggerimento. Quindi per noi c'è una convinzione nel sostenere chi decide di prendere la bicicletta, se poi lo fa a suo rischio e pericolo, andando anche nelle zone insomma che in questo momento vedono invece nuove piste ciclabili, questa è una scelta del ciclista. Per chi invece si trova dentro con la sua macchina, magari scende dai Castelli e vuole arrivare al centro di Roma, e invece sarà un altro paio di maniche, perché lì si troverà con una carreggiata in meno, ma quella è un'altra storia ancora. Per quello che riguarda invece il lavoro da fare, dimostriamo ancora una volta che il Partito Democratico su alcune questioni non solo sposa, se vogliamo dircela così, diciamo, delle politiche che sono alternative, ma anche fa delle proposte che insomma restano anche in piedi nonostante questa discussione di bilancio. Però è interessante che si arriva fino al quadraro e poi si fermano le rastrelliere. Bene, grazie. Allora, andiamo avanti. No, io penso che poi dopo magari potrà ribadire quando è il suo momento. Allora, andiamo avanti. Ci sono altre dichiarazioni? Abbiamo fatto tutti? Benissimo. Allora, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Undici contrari e sette favorevoli, viene respinto. Il prossimo. Allora, questo emendamento è già stato citato precedentemente, nel senso che riguarda il ripristino della segnaletica orizzontale di via Etruria, quindi avendo già sentito una risposta da parte del Presidente Rinaldi, mi limiterò ad aggiungere altri elementi che potrebbero essere utili però a comprendere la drammaticità della situazione in cui versa quella strada e il quadrante. Fondamentalmente la presenza di due scuole a via Cerveteri, Margherita di Savoia, e alla Carlo Urbani, via Ceneda, crea un grandissimo via vai su quella strada di ragazzi, oltre che in generale quello è un quadrante di elevata densità abitativa e di numerose attività commerciali. Anche in questo caso mi sento un po', anche da ragazzo, mi permetto di dirlo, molto giovane, mi sento un po' in difficoltà nel dover accendere un faro su una vicenda come questa, che ritengo, cioè l'attraversamento in sicurezza di una strada, ritengo un fondamento, diciamo, di qualsiasi città che vuole definirsi tale. Mentre io vedo ormai, e sento anche, visto che abito proprio nei dintorni, che i cittadini hanno paura e fanno anche giri più larghi, perché su quella macchina, su quella strada, le macchine sfrecciano e non si vedono le strisce. Colgo l'occasione per fare uno spunto interessante di una mozione che abbiamo già preparato e stiamo per presentare come Partito Democratico, riguardante le strisce lampeggianti che sono state installate come esperimento. Io reputo molto positivo presso Via Gallia e la zona di Porta Metronia. Ho avuto feedback molto, molto positivi da parte anche dei miei coetanei, e quindi volevo chiedere e cogliere l'occasione per chiedere se con questo ordine del giorno sia intenzione di questa amministrazione portare avanti, e questo lo vedremo bene con la mozione, l'estensione di questa sperimentazione di strisce, oppure sia stata soltanto un'iniziativa spot, perché aver fatto una sperimentazione, come, e qui mi viene in mente sempre riguardo a Via Gallia, come la banchina davanti alla fermata dell'autobus, se deve essere uno spot per poter fare un post su Facebook, oppure potrebbe essere una cosa che estendiamo a tutti gli altri municipi. Grazie. A tutti gli altri municipi, ovviamente, altre strade, voglio dire. Dichiarazioni di voto.
Sì, consigliere Rinaldi. Allora, sì, è interessante la proposta, nel senso che comunque è un ordine del giorno che ricade comunque nella linea che abbiamo adottato, per cui anche nelle osservazioni, come avete visto, abbiamo richiesto dei fondi per la manutenzione ordinaria delle strade, dei marciapiedi e degli impianti anche di raccolta acque, perché poi la sicurezza non passa solo dagli attraversamenti pedonali, per cui tutte queste osservazioni, questa proposta sicuramente rientrerà nei piani, diciamo, negli stanziamenti che abbiamo già richiesto. Per quanto riguarda la numerosità delle, chiamiamole, innovazioni, cioè l'impianto luminoso, l'isola, la baia per l'arrivo dell'autobus, è chiaro che sono tutte cose per le quali siamo stati dei precursori, nel senso, tipo quello dell'attraversamento di Via Nagnina è un impianto veramente che il Ministero ha dovuto fare una modifica proprio per noi, per fare questa cosa, cioè la validazione di quel tipo di impianto è stata fatta per la prima volta su questo impianto, per cui è chiaro che la nostra intenzione è fare dei progetti pilota, di spingere sull'innovazione e quindi poi implementare queste cose. Adesso io non vorrei deluderlo col fatto che dico che sarà bocciata questa cosa, ma rientra comunque nel discorso più generale che stiamo mettendo in pratica, soprattutto vicino alle scuole, nei punti sensibili, per cui, come ho detto prima, via Niobe per quanto riguarda l'Extragra, poi Grigna Sant'Andrea e altri luoghi, insomma, dove sono necessari questi interventi. Okay. Grazie. Altre dichiarazioni? Allora, se non ce ne sono, votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 11 contrari e 7 favorevoli, respinto. Siamo al numero 13. Grazie Presidente. In questo caso l'ordine del giorno concerne il rifacimento della pavimentazione interna a Piazza di Roma e delle betonelle, che termine tecnico, diciamo, per definire, diciamo, il pavimentato, insomma, che perimetra la piazza a livello di marciapiede. Io tengo molto a questo ordine del giorno in quanto sono stato più volte contattato da persone, anche spesso anziane, che transitano sul perimetro della piazza e hanno grossa difficoltà ad andare al supermercato, per intenderci, essendocene due sulla piazza. Quindi la mia richiesta ovviamente è quella di sanare queste irregolarità che si trovano sulla superficie e rendere irregolare il terreno per evitare ulteriori incidenti. Entrando nella seconda parte dell'ordine del giorno, che riguarda invece la parte interna alla piazza, come voi ben sapete, ma insomma tutti sappiamo, la piazza è teatro e ospita spesso e volentieri fiere, mercatini, piste di pattinaggio, eventi di qualsivoglia tipo. In questi casi spesso, a parte che dopo questi eventi capita che la piazza, diciamo, la pavimentazione della piazza ne risulta ulteriormente dissestata, e in particolare mi parlo anche in riferimento alla sicurezza delle persone che veicolano sulla piazza, cioè che transitano sulla piazza durante questi eventi. Quindi mi chiedo, se noi vogliamo permettere a un cittadino di uscire di casa, andare a un evento che c'è in piazza, partecipare a un mercatino natalizio ad esempio, ma la pavimentazione divelta, è dissestata e diventa quindi pericolosa, c'è un problema. Anche in questo caso, visto che mi piace sempre rapportare e controllare nei numeri le parole, se ho avuto modo di guardare nella voce del bilancio, risulta che nella manutenzione stradale c'è un taglio, nei lavori pubblici ovviamente, di 200.000 euro. Quindi mi chiedo, questa proposta non può viaggiare sulla linea dello straordinario, dovrebbe essere una di quelle cose che secondo me un'amministrazione garantisce a prescindere, è un presupposto. E quindi veramente, come consigliere, ma anche come cittadino, quando ricevo delle lamentele su questa vicenda della piazza, su questa irregolarità della pavimentazione, mi sento che veramente stiamo parlando dell'inverosimile.
Cioè è umiliante quasi dover chiedere il tempo di è scaduto da oltre un minuto di permettere alle persone di vivere in questa condizione. Grazie. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Consigliere Rinaldo. Allora, volevo dare una buona notizia al consigliere che è intervenuto sul fatto che comunque è stato pubblicato il 22 ottobre sul sito del Dipartimento SIMU il bando per 600.000 euro per la risistemazione appunto dei marciapiedi di Piazza Re di Roma, per cui interverranno con i tempi tecnici per la risistemazione. E comunque vabbè, questo è comunque un discorso che va a livello, diciamo, dipartimentale, quindi non è specificatamente del municipio. In ogni caso, nella nostra linea c'è comunque il discorso di incremento dei fondi per la manutenzione, come avevamo detto prima, sia stradale, dei marciapiedi e della raccolta acque, quindi per questo motivo insomma respingerei l'ordine del giorno. Chiedere quello che vuole, non si può mettere a verbale una dichiarazione dei capigruppo. Lei al tempo forse non era capigruppo, era ancora col gruppo del PD, era stato deciso di non mettere a verbale gli interventi dei consiglieri. Mi dispiace, credo che fosse all'unanimità questa decisione, quindi vorrei andare avanti. Ci sono... Stava parlando, mi scusi, io non sono stata distratta, mi dispiace, è finito l'intervento? Sì, grazie. Ci sono dichiarazioni? No, se non ci sono dichiarazioni possiamo andare avanti. Con la votazione, favorevoli. Astenuti. Undici contrari, sette favorevoli, respinto. 14. Ah, grazie Presidente, questo ordine del giorno riguarda l'area ludica di Piazza Ragusa. Anche nella mattinata è già stata nominata, trattata, quindi cercherò di aggiungere ulteriori elementi di ragionamento piuttosto che reiterare ragionamenti già fatti. Ovviamente la richiesta è quella di riqualificare un'area giochi che è molto frequentata in maniera chiaramente drammatica quasi dai residenti della piazza, in quanto è in uno stato di degrado e non c'è una manutenzione direi ordinaria. L'elemento che volevo aggiungere su questa vicenda è che la Presidente Lozzi circa sei mesi fa ha partecipato a una riunione del Comitato di Piazza Ragusa e si è impegnata in questa riunione a intervenire sulla piazza, sulla potatura, sulla miglioria dell'illuminazione e del verde pubblico, riducendo di metà l'area cani, che per chi frequenta la piazza, Piazza Ragusa, occupa quasi metà della piazza. Ecco, di queste promesse, insomma, impegni che la Presidente ha preso, sono state rispettate soltanto la pulizia delle caditoie e il rifacimento del manto stradale. Quindi tutti questi cittadini continuano ad aspettare risposte rispetto all'impegno che la Presidente si era presa. In più quella zona vive in una condizione, vista anche la vicinanza con la stazione Tuscolana, di grande insicurezza. Infatti gran parte, soprattutto diciamo, dei giovani della mia età, mi riferiscono che durante la notte c'è il timore, diciamo, di passare dentro questa piazza, in quanto bivaccano senza tetto e persone, diciamo, dalle non probe intenzioni. Per questo motivo, diciamo, ho guardato nel bilancio, in questo caso, sempre perché, come si diceva qualcuno, i fatti hanno le idee dure,
ho guardato nel bilancio nel quale c'è scritto che nella voce verde pubblico c'è un taglio di meno 84.000 euro rispetto a quelli che erano stati stanziati nel 2018. Mi auspico con questo emendamento che possano essere impegnate delle risorse per Piazza Ragusa e rispetto alla partecipazione mia e della consigliera Biondo ieri alla commissione bilancio sono state condivise con anche il Presidente delle osservazioni riguardo il verde pubblico e le aree ludiche soprattutto, in cui si chiedeva lo stanziamento di 1.000.000. Io quello che dico però, visto che la cifra è importante, questi fondi devono essere, almeno a mio parere, pretesi, devono essere aggiunti in quello che sarà poi l'assestamento di bilancio. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Ariano. Sandro, scusami. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Non è la tematica lavori pubblici la mia tematica, però credo che ridurre a pulizia delle caditoie l'intervento fatto a Piazza Ragusa sia veramente, diciamo, semplicemente strumentale, perché non voglio assolutamente dire che ci sia realmente la volontà di sminuire gratuitamente quello che è stato fatto. La piazza era vittima di allagamenti perché si pensava appunto dovessero essere solamente pulite le caditoie. Invece, con grande sorpresa di questa amministrazione, che credeva di dover semplicemente sistemare l'impianto fognario, si è scoperto che sul lato della strada che portava appunto verso via della stazione Tuscolana non esistevano né i tombini né le fogne. Pertanto è normale che si allagasse e quindi i lavori sono stati effettuati. Ricordo benissimo l'incontro di allora, quando la Presidente si impegnò con il Comitato dei Cittadini, perché ero presente anch'io, come altri consiglieri. L'area giochi era chiusa da tempo, è stata sistemata, ed è stata nell'arco di poco consentita nuovamente la fruibilità di quell'area. L'intervento era, diciamo così, di competenza ovviamente dipartimentale per quanto riguarda tutto un insieme di interventi. La riqualificazione dei giochi invece, nel frattempo siamo riusciti da pochissimo a prendere noi in carico la piazza, pertanto il bando che interessa la piazza è in queste settimane in fase di pubblicazione, quindi diciamo così, come direbbero quelli bravi, stay tuned, così almeno cerchiamo anche di vedere tutto nel complesso. Rimanete collegati. Comunque, per favore, per ritornare alle questioni di bilancio, dunque, il Movimento 5 Stelle si esprimerà in senso contrario, in quanto ovviamente non reperire e destinare in bilancio fondi necessari non è, diciamo, una richiesta attuale. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Biondo? No, stavo qua. No, volevo... Che vuol dire, consigliera, che non è attuale? Nel senso che abbiamo condiviso con voi in Commissione Bilancio la necessità di aumentare le risorse proprio su queste voci. Stiamo discutendo da quasi un'ora gli ordini del giorno, ci dite che vanno bene, che anzi state andando avanti proprio su queste cose e però non votate niente. Il Consiglio, diciamo, non deve giudicare a che punto è l'iter amministrativo. Il Consiglio deve dare delle priorità politiche e quello che sta chiedendo il Partito Democratico con l'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Gidio è proprio nell'ottica della discussione che abbiamo fatto ieri e della necessità di dare una risposta alle tante aree giochi del nostro municipio che sono, diciamo, assolutamente inutilizzabili, di dire che all'interno di quei fondi che stiamo chiedendo ci sono delle ulteriori priorità.
e che quindi questo consiglio si esprime rispetto alla questione. Io veramente, diciamo, trovo questa discussione paradossale e anche un po' offensiva, perché le opposizioni vi stanno chiedendo di andare oltre rispetto all'impegno che già stiamo prendendo nel chiedere ulteriori risorse. Ci dite di sì, ci fate una carezza e però votate tutto contro. Questo è il luogo in cui fuori da qui dobbiamo fare capire se questi temi ci interessano o no. Allora, se ci interessano si votano. Se a maggior ragione questa cosa verrà fatta invece che tra un anno, tra due mesi, vorrà dire che sarete stati particolarmente bravi, ma non vuol dire che solo perché c'è un iter amministrativo in corso queste questioni perdono di importanza, perché vi ripeto, il Consiglio si deve esprimere sull'importanza politica, sulle priorità e sulle richieste che vengono dal territorio. Io, diciamo, trovo la discussione fatta in questo modo un esercizio di stile in cui sembra che noi dobbiamo proporre delle cose per rompere le scatole e uscire da qui alle 6 di pomeriggio e voi ci dovete per forza dire di no su tutto. Cioè, poi la collaborazione si vede in questi momenti. Quando noi ieri in commissione abbiamo votato le osservazioni che abbiamo condiviso con voi, ma pretendiamo anche che se siete d'accordo, come dite di essere d'accordo, votate i nostri ordini del giorno. Se non votate i nostri ordini del giorno, abbiate almeno la decenza di non dire che siete d'accordo. Altre dichiarazioni? Sì. Posso? Certo. Allora, le aree giochi immagino che prendo spunto dall'emendamento per mettere in evidenza il fatto che ci sono diverse aree giochi che non sono all'altezza del loro nome, insomma. E in questo ultimo periodo non c'è stata manutenzione e diversi giochi appunto si sono deteriorati. Adesso quindi siamo d'accordo su Piazza Ragusa, ma c'è anche, diciamo, il parco degli acquedotti, cioè quella parte, diciamo, che ancora rimane scoperta anche dietro un, diciamo, finanziamento di un privato. La cosa ancora non si è mossa, c'è anche una persona che appunto sponsorizzerebbe quell'area per mettere dei giochi. No, è stato permesso solo di mettere un'altalena ad una raccolta fondi dei centri sociali che però hanno messo l'altalena, mentre c'erano appunto delle sponsorizzazioni di privati sul territorio che avrebbero già da tempo sistemato quell'area. Però non è colpa di questo municipio, perché è tutto in carico al dipartimento, le aree giochi sono in carico al dipartimento e quindi questo ne deriva. Volevo solo dirle, utilizzavo perché non posso fare, insomma, il cattivo, è che Presidente, io desidero che nell'aula si parli italiano, cioè se si fanno delle battute in inglese o usano i termini inglesi io non li capisco, siamo in Italia e i termini vanno abbiamo accettato di peggio oggi. No, il peggio abbiamo accettato di peggio, penso che l'inglese, che rispetto, non è una parolaccia rispetto a quello che abbiamo sentito oggi in quest'aula, però, non mi fate d'accordo con me. Presidente, però lo chiedo in forma simpatica. Termini italiani, stiamo in Italia, termini italiani. Grazie. Traduco, aggiornatevi, stay tuned. Ho tradotto per l'utilità di tutti, tutto qui. Siamo nel 2018, insomma, qualche neologismo ci può stare. Andiamo avanti. Per fatto personale, guardi, sì, me ne sono accorta che è stata citata un paio di volte, allora io direi però a fine discussione prima della votazione. Sì. Prima del voto sul... Sì. Ci sono altre dichiarazioni? No, vada pure. Grazie Presidente. Io
No, intanto ribadisco al collega, simpaticissimo a volte, però se lei comunque si mette a parlare sopra, interrompe chi sta parlando e non fa finire la frase, è evidente, noi siamo in un luogo comunque istituzionale e non avrei lasciato il mio pensiero in qualcosa insomma di non tradotto. Poi l'ho tradotto, però ovviamente lei ci riparlava sopra, quindi evidentemente non si è sentito. Questo a chiarimento del fatto che l'anglicismo è utile solo quando comunque accompagnato anche dalla consapevolezza di cosa vuol dire, perché insomma di cose tradotte come, tre minuti, ecco, che carine, si sono sempre trasformate in poi in realtà molto negative. Per chiarire meglio il pensiero, quando si tratta di cose che sono in corso di svolgimento o sono comunque già state fatte, purtroppo essendo in una fase di discussione non meramente politica ma di un collegato ad un atto, appunto ad un bilancio, necessariamente ci dobbiamo esprimere in senso negativo. Ma perché? Perché oggi, per quanto ovviamente l'esercizio sia politico, cioè di indirizzo, nel momento in cui comunque una fase è in corso di definizione, quindi c'è già un bando praticamente in fase di pubblicazione, praticamente l'indirizzo politico si è già conchiuso, cioè è già concreto, pertanto è per quello assolutamente noi ci esprimiamo e penso di poter continuarlo a fare, non credo che sia nel senso censorio quello che è stato che sia stato detto, è ragionare insieme sulle modalità migliori per pervenire alle risoluzioni che sul territorio si vedono, poi che siano atti di uno o dell'altro che vengono portati a compimento, è la concretezza di ciò che si vede nel territorio, che è una conquista di tutto il Consiglio a mio avviso, pertanto semplicemente mi interessava chiarire questo punto, grazie. Andiamo avanti con la votazione, favorevoli, contrari, contrari, astenuti. Undici voti contrari, sette favorevoli, respinto. 15? Sì, 15. Grazie Presidente, l'ultimo degli emendamenti su cui mi esprimerò è diciamo, quello riguardo la derattizzazione del quadrante Appio Latino, in particolare Piazza Zama, Via Siria, Via Satrico, quindi tutte strade attorno per intenderci a Piazza Zama, con un riferimento comunque sempre presente a Piazza Re di Roma. Dunque il decoro e l'igiene pubblica mi immagino che siano tra gli obiettivi cardine di qualsiasi amministrazione municipale, comunale, tuttavia è stato più di una volta segnalato da ristoratori, cioè coloro che hanno aperto dei ristoranti in queste strade, che purtroppo i rifiuti non vengono tempestivamente raccolti, e questo chiaramente attira durante la notte numerosi ratti, topi, fortunatamente non siamo a Roma Nord, quindi anche cinghiali, ma Roma offre anche questo, e i proprietari dei locali chiaramente si sono impegnati in azioni di segnalazione che ovviamente non sono bastate, non sono state recepite, ascoltate. Per questo motivo io ho preso carico delle loro richieste e andando a vedere come al solito, come sono solito fare, quanto del bilancio era stato destinato a interventi di derattizzazione, ho notato che dai 38.000 euro del bilancio del 2018 quest'anno siamo passati ai 28.000 del 2019. Quindi quello che mi chiedo e volevo chiedere con questo ordine del giorno è quali zone, quali persone, quali cittadini, quali negozi, quali locali saranno colpiti da questo taglio di 10.000 euro. In più chiudo dicendo che mi sembra paradossale questa discussione su temi così fondamentali, ripeto, e soprattutto trovo sconforto molto, molto spesso a trovarmi davanti a cittadini che mi dicono speriamo che ce li tolgono i topi. Ecco, questa frase mi fa capire che c'è bisogno di impegnarsi, di fare uno sforzo in più, di portare in consiglio questo genere di atti, perché se togliere i topi, oppure sentire questa frase speriamo che ce li tolgano,
passa come una specie di concessione, cioè di un addizionale rispetto a ciò che è dovuto da un'amministrazione, mi sembra che siamo veramente, veramente sulla strada sbagliata. Grazie. Dichiarazione di voto. Consigliere Giuliano. Allora, sono d'accordo, perché tutti sarebbero d'accordo, noi lo votiamo, loro no, però siamo d'accordo. Per rispondere alla collega, dico alla fine, doesn't matter. Ah, traduzione, non importa. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. I proprietari dei locali di ristorazione che producono rifiuti e conferiscono nei cassonetti stradali adesso non lo possono più fare, perché a seguito delle determinazioni e del nuovo bando, appunto, a seguito delle delibere, e le utenze commerciali non possono più conferire sui cassonetti stradali, e nelle scorse settimane abbiamo fatto anche un'ulteriore commissione specifica proprio per rispiegare la nuova modalità di servizio erogato da AMA. Quindi sinceramente mi dispiace dover leggere questo, perché molto probabilmente, forse fra poco, quando arriveranno i controlli lì e qualcuno, spero non avvenga, dovesse essere sanzionato, magari non vorrei che venisse da lei. Comunque, togliendo appunto questa tematica, ovvero che è in fase di avvio, cioè è in fase di perfezionamento il nuovo appalto di AMA, che appunto non consente alle utenze commerciali di conferire nei cassonetti stradali, e che quindi appunto, se il problema di quel quadrante sono i locali di ristorazione, evidentemente ce lo togliamo il problema. Purtroppo sappiamo che non è così, perché anche lo stesso Marino, come le stesse precedenti, cioè Roma è una città comunque in cui probabilmente vivono più ratti che cittadini, e non è in senso dispregiativo che si dice, quindi assolutamente non è in senso ironico, per dire che comunque è una tematica di tutte quante le grandi città. Perfino la stessa bellissima Parigi, che non viene così denigrata dai suoi cittadini, ha il problema dei ratti, però probabilmente insomma viene sopportata in maniera diversa dai propri cittadini. Comunque, a prescindere da questa tematica, l'attività di derattizzazione è un'attività dipartimentale. Pertanto il municipio si fa tramite delle segnalazioni, si coordina con gli uffici del dipartimento, ma insomma, i fondi che voi vedete in genere per la derattizzazione sono quelli che attengono alle scuole. Poi magari ci potrà meglio chiarire la tematica il collega presidente della commissione scuola. Però ecco, insomma, per dire che evidentemente purtroppo siamo costretti a bocciare, quindi a votare contrariamente anche nei confronti di questo ordine del giorno. Grazie. Sì, volevo dire alla Presidente della Commissione Ambiente che non diamo tutta la colpa ai ristoratori, perché la Presidente sa benissimo che il servizio che adesso noi offriamo in appalto da AMA è in grossa sofferenza, e la Presidente sa anche le motivazioni per cui è in sofferenza. Perciò voglio dire, impegniamoci tutti per migliorare questa città. Però ecco, le colpe non stanno tutte da una parte, stanno anche dall'altra parte, e sappiamo che il servizio AMA è scadente non soltanto nella città, ma è scadente anche purtroppo rispetto alle nuove utenze, quelle di cui parla la Presidente, i commercianti che hanno un servizio ancora non all'altezza. Voglio dire, questo l'abbiamo detto più volte in Commissione, apposta dico,
cerchiamo di essere in questo discorso molto attenti e non diamo soltanto la colpa ai ristoratori. Ecco, questo noi. Altre dichiarazioni? Sì, no, io volevo solo rispondere in merito e ringrazio la Presidente Ariano in quanto diciamo, ha dimostrato, secondo me con questo intervento, la totale miopia dell'amministrazione di questo municipio rispetto ai problemi di cui stiamo parlando. Io ritengo che, mi spiace se ho toccato delle corde dell'animo della consigliera Triputi troppo delicate, quello che intendo dire, e su questo l'affronto molto seriamente, è che se io faccio e il gruppo del Partito Democratico presenta un ordine del giorno su un tema grave, cioè grave vuol dire che alcuni ristoratori hanno paura a tenere, e non parlo solo di ristoratori, parlo di ovviamente anche chi abita accanto al ristoratore, chi abita in quelle zone, devono tenere le porte del loro ristorante chiuso perché sennò hanno paura che se entra per caso un turista, perché anche questo sarebbe un altro capitolo interessante, se entra per caso un turista in questo quadrante di municipio devono stare attenti che non entra un topo dentro al locale. Ecco, vedere con un sorrisetto di beffa venirmi detto, quindi forse avranno delle brutte sorprese col cambio del regolamento e forse anzi verranno multati, abbiamo risolto il problema, e addirittura dire che fare il paragone con Parigi, con Marino, ma io dico a un certo punto, governate questo municipio e la città, adesso anche il governo da poco, la città da quasi 3 anni, io dico... Capisco che non avete trovato quello che vi aspettavate, però se avete fatto una campagna elettorale e avete raccolto consensi dicendo che voi eravate il nuovo, che sbaragliavate tutto, non capisco perché ora alla prova dell'atto dite, ma stiamo ereditando. Io dico, vi siete candidati, se l'avete fatta è perché sapevate qual era la condizione in cui trovavate le cose. Punto. Non ci sono altre discussioni. E soprattutto, e chiudo, dare la colpa, non dico ai ristoratori, ma in generale... alla mancanza di abitudine nei cittadini con la presenza dei topi, mi sembra veramente, veramente che siamo oltre le righe. Altre dichiarazioni di voto? Io l'avevo detto, ragazzi. Ovviamente, no, ragazzi, c'è qualcosa personale. Che veramente non tollero, è la disonestà intellettuale, perché io l'ho detto prima, cercate di non provocare interventi per fatto personale, si continua e si continua. Consigliera Triputi, io non le darò la parola, certa che chi è a casa e vede capisca perfettamente. Andiamo avanti, anche se non io sono d'accordo. Dichiarazioni di voto. Però, scusi, no, Presidente. Andiamo avanti, io penso che non siamo... Qualcuno qui dentro fa il bambino, ma fuori chi ci vede sono consapevole del fatto che bambino non sia, quindi andiamo avanti. Andiamo avanti, si tratta di maturità. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono, benissimo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Dieci contrari, 7 favorevoli, respinto, invito tutti i consiglieri ad attenersi alle regole, non solo municipali, ma di un sano e corretto comportamento del dibattito politico, perché qui non lo sto vedendo. Andiamo avanti. Il successivo, il 16. Chi è il 16? Allora, l'ordine del giorno... ha come oggetto la realizzazione di una rotatoria sull'incrocio via Marco Pulvio Nobiliore, via Salvioli, via Tarquinio Collatino. In realtà gli incroci sono due e ovviamente il Presidente della Commissione Lavori Pubblici sa già di che sto parlando e se fosse qui presente mi darebbe anche ragione l'assessore Vivace, perché ne ho parlato con lui visto che conosce bene quel quadrante. E ci trovavamo proprio lì un giorno e facevamo una considerazione rispetto a quello che era stato un parziale, ma purtroppo insufficiente, intervento che aveva fatto questa amministrazione sulla posizione di una segnaletica
verticale che segnalasse appunto l'incrocio pericoloso. Questo è avvenuto nel novembre del 2016, ma purtroppo devo dire, perché poi quella è un'intersezione molto complicata, nel senso che sono due gli incroci, ci troviamo in una strada di percorrenza che viene, diciamo, attraversa la Togliatti e quindi ha già la sua complessità, in più ci sono scuole, Italo Svevo, il Piaget, il Collettivo Comprensivo Montalcini, c'è una densità abitativa oggettivamente complessa, ci sono attività commerciali. Non vi sto a elencare, forse questo dovrebbe essere uno delle, diciamo, delle criticità che dovrebbe rientrare in quel famoso elenco di strade pericolose ad alta incidentalità che non si sa che fine ha fatto. Presidente, pronto? Ok. Quindi al netto di questo io ho provato, diciamo, in una discussione in commissione a dire proviamo a fare uno studio di fattibilità, perché io poi non ho neanche diciamo le soluzioni da proporre così senza l'appoggio soprattutto della polizia municipale, della parte tecnica, che possono dire qual è la soluzione migliore. Mi sono lanciata lì in quella discussione, anche forse un impianto semaforico non è manco la soluzione più ideale, perché potrebbe produrre nuovamente più traffico di quello che già c'è, perché è una zona anche altamente trafficata. C'è un esempio che è quello di una rotatoria molto piccola, fatta, devo dire, neanche troppo bene, un po' nell'incrocio più avanti, aiutatemi, via Claudio Asello, e non credo che forse quella è la soluzione migliore, ma c'è, diciamo, quel tratto di strada che ha bisogno di un intervento di messa in sicurezza. Lo dico perché gli incidenti sono molti. Tante volte purtroppo ci rimettono anche i pedoni, ma a volte le macchie, cioè gli incidenti, sono anche di grossa entità. È un problema annoso che nel corso del tempo si è risolto male, anche con l'ultimo vostro intervento in novembre del 2016, e quindi io penso che se c'è una parte di soldi da destinare alla sicurezza pubblica e alla messa in sicurezza di alcune strade, credo che questo deve essere un intervento che va fatto con la priorità massima. È ovvio che io propongo, nell'ordine del giorno proponiamo questa, la rotatoria, ma è ovvio che ci rimettiamo anche a una discussione in cui si valuta la soluzione migliore, ma una cosa è certa, lì una soluzione va trovata. Quindi questo è quello che oggi chiediamo con questo ordine del giorno. Dichiarazione di voto. Ci sono? Se non ci sono, io vado avanti con la votazione. Ah, sì, fate segnali perché io non riesco a vedere chi chiede. Allora, per quanto riguarda tutte le opere che richiedono, che sono, diciamo, straordinarie, quindi vanno sul titolo secondo, ovviamente sono interventi che devono essere pianificati e progettati con l'aiuto della polizia locale, e quindi successivamente, non solo con l'aiuto della polizia locale, devono essere diciamo progettati, per cui è solo in questa modalità che possiamo accedere poi ai fondi e quindi richiedere questi finanziamenti, per cui quello che possiamo fare sicuramente è valutare alcuni punti critici e verificare quindi in commissione la possibilità di andare a intervenire su quelli che riteniamo più opportuni. Per il resto, niente, riportiamo, diciamo, il discorso in commissione per questi interventi. Per quanto riguarda questo ordine del giorno, ovviamente lo bocciamo. E ripostiamo perché ovviamente non possiamo fare delle richieste, diciamo, non così, non possiamo fare delle richieste straordinarie in questa fase, solo per questo. Per cui se andiamo in commissione e facciamo dei progetti, poi con il fatto che sono progettazioni straordinarie andremo per la strada giusta, ok? Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Vitrotti. No, mi dispiace molto perché qui poi andiamo veramente su... Ma che c'è di straordinario? È una messa in sicurezza di una strada, santa miseria. Allora, forse dovremmo capire, io ci ho provato, perché poi qualcuno dice pure ma voi non c'è state mai, no, già miseria. Forse era settembre,
quando io timidamente, in una varia di eventuali, ho messo lì una proposta, che ovviamente, diciamo, non è che deve essere per forza presa subito lì, però manco mi si può raccontare oggi che parliamo di qualcosa di straordinario. C'è un'urgenza che conoscete perché ci siete intervenuti, che mi dite oggi in via del tutto anche, voglio dire, c'è un pregiudizio allora, perché sennò non c'entra più qui, diciamo, vogliamo i cittadini, le istituzioni, facciamo quello che dicono i cittadini, siamo cittadini, qui è la messa in sicurezza di un tratto di strada in cui ci sono l'incolumità dei cittadini che è messa a rischio, mica, quindi è una priorità, punto, sulla quale non è che c'è tanto da discutere. Poi, se la dobbiamo fare progettazione, coprogettazione, il vigili urbani, quello, l'ufficio tecnico, quello che serve, cioè è ovvio, sì, i fondi servono, ma quello che c'è al momento va destinato lì, perché non credo che noi abbiamo tante volte delle alternative che possiamo sempre andare a spiegare. Quindi prima spiegherò a una scuola che è una questione di competenze, e qui spiegherò che è una progettazione, quindi chiederemo, vedremo. Nel frattempo, diciamo, arrangiatevi. Purtroppo queste sono le risposte che oggi escono fuori da questo municipio. Ovviamente siamo favorevoli a questo ordine del giorno. Altre dichiarazioni, consigliere Ciancio? Sì, io non ho capito neanche io questo aspetto del sul titolo 2, come avete che richiesto voi altre cose, e può essere benissimo chiesto con questo ordine del giorno. Mi perdoni, Presidente. Presidente, non capisco perché Casal Agostinelli, richiesta vostra, che cosa non è la stessa cosa? Cioè, io sono andato a trovare Casal Agostinelli, oppure non è inutile che cito le richieste già fatte, e al pari degli altri, se si accetta in quest'Aula di, come dire, un ordine del giorno, approvarlo, questo è dappertutto, si stanno facendo le rotatorie, io prima non vedevo l'utilità, ma adesso comincio a regolarmi che più rotatorie ci stanno, meno incidenti. Eppure io ricordo la prima che fecero in Molise, destò tanto scalpore su una strada statale, ora mi accorgo quando passo soprattutto in quelle strade che le rotatorie impongono di fermarsi, per cui meno incidenti. Ora, se a Morena penso che si faccia un lavoro del genere, pure sperando nei sottopassi che sono la priorità, però come si fa a dire, voi avete presentato delle osservazioni, no? Messe in sicurezza tutte le osservazioni che avete fatto, che differenze hanno rispetto a un ordine del giorno fatto oggi? Avete preparato già le schede Merloni? Avete già fatto i progetti? Ditemi, cioè, se avete fatto ieri notte i progetti, tutta sta roba, cioè, allora, se è una scelta politica, io ritengo che allora c'è qualche problema. Allora, ce lo dicevate prima, ragazzi, statevene a casa, perché è inutile partecipare, perché non si vince nulla e non si porta a casa nulla. Cioè, questo è il risultato di 3-4 giorni di lavoro in cui, tra parentesi, alla fine dei giochi qualcuno si permette di dire: ah, ma voi non portate proposte, io dalle rastrelliere nei condomini che porto proposte, ma non ho vista una nei condomini, da via Cesena che porto proposte, ma non ne vedo nessuna realizzata. Allora, mettiamoci sullo stesso piano, penso sia l'ultimo ordine del giorno, vabbè, c'è Totti ancora, l'ultimo del gruppo PD, manca ancora uno. Diamoci una regolata, io non me la sento più di ascoltare notizie così sregolate. Mi piace ma non lo votiamo, va bene ma non lo votiamo, lo portiamo in commissione. Cioè, qua siamo in aula, come funziona in aula Giulio Cesare, funziona qua. Se c'è un ordine del giorno che si approva, va bene. Non c'entra nulla all'ordine del giorno questo qua. Ah, grazie. Io per questo voterò sì per questo ordine del giorno, e pregherei il Presidente di ripensare rispetto a questa
possibilità. Grazie, Presidente. Altre dichiarazioni? No, se non ci sono dichiarazioni, votazione favorevoli. Contrari? Astenuti? Sì, 11 contrari, 7 favorevoli, respinto. Siamo al successivo, al numero 17. Sì, l'ultimo, vi confermo, è l'area giochi di Via Lemonia. Su questo devo spendere due parole in più, perché quando furono tolti questi giochi, io ero di quella parte del Partito Democratico che si infuriò, esattamente come successe a Villa Fiorelli, perché c'era la moda a suo tempo, abbastanza incomprensibile e da me criticata a tutti i livelli, di non programmare il successivo adeguamento di nuovi giochi. Si toglievano e si lasciava l'area senza giochi. Questo è successo a Via Lemonia 3 anni fa, ormai 4 anni fa, e poi successe a Villa Fiorelli. Su Villa Fiorelli poi ci fu un'area che fu recintata, rimessa poi prontamente, ma eravamo, diciamo, in una fase di campagna elettorale, quindi questo, diciamo, era un'altra cosa. Mentre l'area giochi di Via Lemonia, che ci tengo a dire, è l'unica area parte pubblica di quel parco, che rimane in una situazione di stallo, perché lo ricordava qualcuno prima, Fulvio, il consigliere Giuliano, faceva riferimento alla raccolta di crowdfunding che c'è stata da parte della cittadinanza, che ha portato in realtà al ripristino di un'altalena. Non ero informata invece delle possibilità anche di un privato di farsi carico della, però insomma io mi ricordo negli anni, io non c'ero, ma da fuori mi ricordo che ci fu un lavoro importante da parte dell'amministrazione municipale, che mise al tavolo il dipartimento per farla quell'area giochi, per farla, quindi parliamo di quelli brutti e cattiva, che però pure qualcosa si erano inventati. E ha problemi, consigliere? Perché mi parla sopra, è faticoso. Oh, beh, perché se la presidente non lo... Chiudia. No, io non, veramente non è l'ho faticoso, visto. Faticoso, capito? Bum, borbottio. E io non l'ho sentito, se lei me lo fa notare. Sì, lo faccio notare. Benissimo, quindi silenzio e andiamo avanti. E quindi a suo tempo la realtà, l'ente di prossimità, fece un'azione importante per cercare di ricavarla quell'area giochi, e quindi quando furono tolti quei giochi, esattamente quando c'era Lemanno, ci fu una parte del Partito Democratico che pensò veramente ad un ripristino immediato. Questo non successe, però a distanza di tutti questi anni, ormai sono 2 con voi, 1 e mezzo erano passati quando c'era la scorsa consigliatura, ci chiediamo qual è il motivo. Vengono ogni volta promessi, vengono ogni volta, siamo in una fase di conclusione dell'iter, adesso li ripristiniamo, e invece, diciamo, sono ancora in una situazione di questo tipo. Quindi, essendo quello un'area a gioco per bambini su sede pubblica, quindi diciamo ci riguarda, a questo punto, se c'è una necessità di intervenire con dei fondi che sono anche disponibili su questo, credo che il municipio, come ha fatto in altre situazioni, ora non stiamo qui a fare come ha fatto il consigliere Ciancio, no? A dire però poi attenzione perché lì siete intervenuti con quei fondi, no? Non cadiamo in queste cose, perché sennò non ne usciamo vivi, eppure ce ne sarebbero di esempi. Allora, quando vogliamo, le cose le possiamo tirare fuori al netto delle competenze e delle nostre possibilità. Quindi mi pare anche questa una priorità nelle priorità, e chiediamo a quest'Aula di esprimersi positivamente in merito. Dichiarazioni di voto. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Capiamo ovviamente la necessità che fa emergere
il Partito Democratico per quanto riguarda le aree giochi in genere e soprattutto su Viale Monia, cara consigliera, e siamo d'accordo sul, diciamo, sul ripristinarlo. So che il Dipartimento ha, diciamo, nell'ultimo periodo fatto un bando da destinare dei fondi alla, diciamo, alla riqualificazione dei parchi di sua competenza. Questo non era a livello municipale ma era a livello comunale, e sì, lì hanno fatto, come si dice in inglese, un crowdfunding, ma hanno fatto una raccolta di soldi, una colletta detta romana, per mettere delle cose. Sono riusciti a mettere solo un'altalena, l'assessore De Santis questo l'ha autorizzato a prescindere, poi però non si è perso il discorso per quanto riguarda l'eventuale sponsorizzazione. Quindi, diciamo, siamo d'accordo, però gliela dobbiamo bocciare questa cosa, perché... Ah no, questi sono loro, scusa. No, questo mi sono perso. Sono loro che parlano così. Ah no, noi siamo d'accordo, gliela appoggiamo, la votiamo. Per un attimo ho fatto anche la parte loro, eravamo più veloci, insomma, tutto lì. Va bene, siamo favorevoli. Altre dichiarazioni? Consigliera Ariano. Sì, Presidente, mi sembra però doveroso ritornare sull'argomento precedente, perché non ci sto a passare per quella che va contro una categoria, quando invece l'atto è proprio stato costruito dicendo che l'apertura dei locali di ristorazione che producono rifiuti, che non vengono tempestivamente raccolti, quindi sicuramente noi censuriamo da un bel po' le inefficienze di AMA. Sì, passiamo al successivo. Però, la prego, mi faccia terminare il concetto. È proprio come è stato posto che necessariamente permettere. Poi si è dovuto fare quel riferimento al nuovo servizio dedicato. Al nuovo servizio dedicato. Io non faccio finta di sbagliare ordine del giorno, io dico che era giusto, anche perché il 30 di ottobre scorso alle ore 15... Andiamo all'ordine nuovo, non posso... Certo, è stata organizzata proprio una commissione a favore delle utenze non domestiche, dove si è presentato solamente un esercente, quindi voglio dire, magari verremo aiutati a contattare e fare in modo che insomma possano avere informazioni istituzionali e aggiornate sulla tematica. Per tornare all'area di Re di Roma, come dicevo già nel primo intervento, noi abbiamo chiesto dei fondi aggiuntivi per quanto attiene il titolo secondo, quindi nella parte investimenti, di 1 milione di euro per la realizzazione di nuove aree giochi, quindi nella voce aree verdi, installazioni, aree ludiche. Ora, senza ovviamente dimenticare tutto quanto il ringraziamento che va alla cittadinanza per quella raccolta di fondi che ha portato all'installazione delle altalene, ma dopo l'interessamento dell'assessore, ma per vari mesi, un'altalena con due posti e il tappetino anticaduta. C'è stato purtroppo un grande lavoro, perché si è dovuto contemperare tutta una serie di, diciamo, di formalità che effettivamente hanno definito, insomma, molto un processo piuttosto lungo. Torniamo ad oggi. Del milione in più che noi abbiamo chiesto per la realizzazione di nuove aree giochi, non dovremo chiedere diciamo, ulteriori fondi, cioè nessuno di quei soldi, di quei fondi in più che sono stati chiesti, dovrà essere poi destinato a Lemonia, perché ci risulta che sia stato depositato un progetto da parte di un privato, quindi per un progetto di sponsorizzazione che attualmente è in fase di valutazione da parte del Dipartimento. Quindi anche in questo caso ci attendiamo nelle prossime settimane / entro pochi mesi di veder realizzata l'opera grazie appunto alla sponsorizzazione. Pertanto mi ripeto, quest'oggi noi voteremo contrariamente. Altre dichiarazioni? Non ci sono. Contrari? Astenuti? Dieci
contrari, 7 favorevoli, respinto. E dobbiamo prolungare la seduta perché sono arrivate le 4 del pomeriggio, sono le 16 in questo momento ed era prevista, questo era l'orario di fine previsto, questo era l'orario di fine previsto, quindi dobbiamo continuare la seduta, direi, e siamo tutti d'accordo nel volerla finire, penso. Non vedo proteste, andiamo avanti. Cosa? No, qui è... Volete un 5 minuti per andare tutti al bagno? Fatemi così come le maestre. Sì, va bene, 5 minuti per andare al bagno, questo non è utilizzabile.